Benvenuti e buon pomeriggio a tutti coloro che sono collegati al canale YouTube della Fondazione MAC per seguire questo evento dedicato all'emergenza colpo di fuoco. Il motivo per il quale si è deciso di organizzare un momento di aggiornamento tecnico su questa grave avversità del melo è dovuto al fatto che lo scorso anno la melicoltura dell'Alta Valsugana è stata funestata da una grave infezione di colpo di fuoco. Una manifestazione di tale virulenza che ha costretto molti frutticoltori a sacrificare parte della produzione, se non addirittura il frutteto stesso. L'agente causale è un batterio, l'Erbinia minovora, di origine americana, che è in Italia dagli anni 50 e in Trentino, che è in Europa dagli anni 50 e in Trentino, da una ventina d'anni. Attacca, come vedremo, in particolare il pero e il melo, ma in generale tutte le rosacee, comprese purtroppo molte specie ornamentali, il che rende complicato la gestione poi della malattia sul territorio. E nelle prossime 3 ore vedremo come, con le relazioni di diversi colleghi, che tratteranno diversi aspetti connessi con questa patologia, dall'eziologia all'epidemiologia, dalle esperienze di gestione in campo alle azioni di carattere fitosanitario imposte dalla normativa vigente in materia, per finire con una sezione riservata agli strumenti di controllo, i bioprodotti in generale, presentati da alcune società di settore. Informazioni che riguardano aspetti tecnici, sperimentali e normativi, come dice appunto il titolo, che ci auguriamo possano essere utili a consulenti e frutticoltori per prepararsi alla gestione della prossima campagna. Ringrazio fin da subito i relatori, in particolar modo i colleghi di altre istituzioni che hanno accettato il nostro invito a condividere le loro conoscenze e le loro esperienze sull'argomento. E prima però di iniziare con le relazioni tecniche, do la parola al direttore generale della Fondazione Edmund Mac, l'ingegner Mario Del Grosso Destreri, per un indirizzo di saluto. Sì. Buongiorno, grazie mille. Veramente un piacere poter dare un saluto in apertura a questo incontro scientifico e tecnico, quindi credo un'importante occasione per condividere conoscenze e confrontarsi. FEM è molto impegnata sul tema delle fitopatie, tra queste il colpo di fuoco batterico. È sicuramente una di quelle maggiormente attenzionate, in quanto appunto una particolarmente grave, pericoloso e anche proprio molto difficile la gestione, andando a colpire sia piante frutticole di interesse economico, come il melo, si ricordava, come purtroppo tante anche altre specie ornamentali. La malattia che appunto è comparsa nel 2003 in Trentino vede la fondazione impegnata da subito, già dal 2005, con i tecnici sul territorio, e con il laboratorio di diagnosi fitopatologica, nelle attività di monitoraggio e di supporto alla gestione in particolare. Come FEM siamo però anche molto impegnati anche sul fronte della ricerca più avanzata, con attività ad esempio di ricerca su quelli che sono i marcatori molecolari della malattia e sullo sviluppo di porte innesti per il melo resistenti al colpo di fuoco. Tuttavia questo incontro oggi, come ricordava il CERN, il dottor Iorriati, vuole avere anche un taglio, diciamo, fortemente applicativo, perché questo il colpo di fuoco per noi quest'anno è un tema particolarmente di grande attualità, perché appunto a fine maggio abbiamo avuto nel territorio trentino questa esplosione particolarmente virulenta che ha colpito soprattutto il territorio dell'Alta Valsugana, con alcune zone che sono state colpite in maniera veramente molto molto pesante. Questo c'è stato un grande impegno e sforzo da parte del Centro di Trasferimento Tecnologico della Fondazione Bonmac. Ai colleghi del centro va sicuramente il ringraziamento alla Fondazione per quello che hanno fatto sul territorio e non solo sul territorio. Questa è stata anche un'occasione per una fonte di nuovi apprendimenti e nuove leve per il progresso nella lotta alla malattia. Quindi credo che sia per noi un momento particolarmente importante anche per mettere a fattor comune conoscenze e competenze anche in un'ottica multidisciplinare, quindi è un particolare piacere poter ospitare
in questo incontro scientifico rappresentanti di così tante istituzioni diverse. E quindi io ringrazio per l'attenzione e cedo nuovamente la parola al dottor Ioriatti per appunto l'introduzione dei partecipanti e degli argomenti della giornata. Grazie mille. Grazie direttore. E allora iniziamo questo pomeriggio di relazioni. La prima relatrice è la dottoressa Stefania Loretti, è ricercatrice presso il CREA di Roma, ha una esperienza di 30 anni nell'ambito della patologia vegetale, in particolare sullo studio dei batteri fitopatogeni, la caratterizzazione molecolare di popolazioni batteriche, la messa a punto e la validazione di metodi di diagnosi molecolare. E a questo proposito è responsabile scientifico del CREA nell'ambito del laboratorio europeo di riferimento per la batteriologia, deputato al coordinamento e all'ottimizzazione dell'attività di diagnostica dei laboratori nazionali di riferimento. La dottoressa Loretti presenterà una relazione su Erminia vilomora, biologia, epidemiologia ed eziologia del colpo di fuoco batterico. Grazie dottoressa Loretti, e a lei la parola. Il microfono è spento. Dottoressa Loretti? Il microfono è spento. Ok. Mi scuso. Nessun problema, abbiamo tutto il tempo. Può ricominciare? Per favore, grazie. Si vede la presentazione? E mi sentite? Mi sentite? Sì, la sentiamo, sì, la sentiamo. Ok, mi scuso. Ringrazio, dicevo, gli organizzatori per l'invito a fare questa presentazione, che ha lo scopo di fare una panoramica sul colpo di fuoco batterico, descrivendone le caratteristiche generali e i principali aspetti biologici ed epidemiologici. Il colpo di fuoco rappresenta un'antica problematica, dicevo, in quanto la sua conoscenza risale alle epidemie già note fra i primi del 1800 e gli inizi del 900, ed insieme alla malattia di Pierce della vite rappresenta una delle principali avversità, essendosi manifestata con grave impatto sulle colture vegetali ospiti. Anche fra i primi studiosi microbiologi dopo Pasteur e Koch ritroviamo degli studiosi del colpo di fuoco. Burrill, che individuò l'agente causale e che fu il primo batterio descritto come agente di malattia delle piante. Arthur, che ne portò a compimento il postulato di Koch. E Smith, in cui onore venne riconosciuto il genere Erbinia, che è stato il primo genere comprendente solo batteri fitopatogeni. Ora è notorio che le malattie batteriche sono particolarmente comuni e severe ai tropici, ma in condizioni favorevoli possono manifestarsi ovunque, e i recenti cambiamenti climatici e i fenomeni di globalizzazione hanno determinato negli ultimi anni l'insorgenza di gravi epidemie da batteri fitopatogeni, tanto da destare l'interesse dell'opinione pubblica. Negli ultimi anni si è infatti assistito all'introduzione involontaria di varie tipologie di organismi
insetti, nematodi, funghi, ma anche vari batteri fitopatogeni, fra cui appunto il batterio Erbinia milovora, responsabile del colpo di fuoco, che ha visto, come accennato precedentemente all'introduzione nel nostro paese nel 1990, fino allo scoppio epidemico in Emilia-Romagna del 97. E purtroppo, pur rappresentando un'antica problematica, è piuttosto recente anche come problematica, in quanto il 2020 ha visto un incremento di attacchi di colpo di fuoco in Piemonte, in Emilia-Romagna, in altre aree vocate alla produzione di pero e melo e, come anticipato, appunto in Trentino, dove ha colpito pesantemente impianti di melo, causando perdite di piante fino al 90%, ma lo vedremo nelle presentazioni successive. E vediamo di che cosa si tratta. È un batterio che colpisce le pomoidee, quindi pero, melo, cotogno, sorbo, agazzino, biancospino, cotognasto, ma sono numerosi gli ospiti e importanti ai fini epidemiologici sono anche altre specie delle rosacee, siano esse coltivate come ornamentali o spontanee in boschi o siepi. Il batterio è un gram negativo, flagellato, circondato da una capsula che gli fa conferire su un terreno addizionato di saccarosio, un terreno di coltura addizionato di saccarosio, una tipica conformazione rilevata a cupola e un aspetto perlaceo. Le condizioni climatiche che favoriscono la malattia sono un'umidità dell'aria maggiore del 60%, temperature fra i 15 e i 30 gradi con optimum tra i 27 e i 30, e la presenza di nebbie, forti rugiade, piogge e grandine. La sua introduzione, come precedentemente accennato, avviene appunto dagli Stati Uniti, dove si è manifestato a fine del 1700. Fra i primi anni del Novecento il colpo di fuoco era diffuso su tutto il territorio degli Stati Uniti e quindi in Canada, Nuova Zelanda e Messico. In Europa fa il suo ingresso nel Kent, in Gran Bretagna, a fine degli anni 50. 10 anni dopo viene rilevato in vari paesi dell'Europa centrale, quindi negli anni 80 la sua identificazione nei paesi della penisola balcanica, per cui, come si può vedere da questa immagine, l'Italia si trova minacciata da due fronti, quello nord europeo e quello balcanico. Il suo ingresso, l'ingresso del patogeno viene infatti rilevato nel 90 e poi nel 91 in tre diverse regioni italiane, ma prontamente i focolai sono stati prontamente eradicati, fino alla nuova intercettazione nel 1994 in Emilia-Romagna e l'individuazione di nuovi casi che hanno portato poi allo scoppio epidemico del 97. Attualmente è presente in più di 100 paesi, come si può vedere da questa mappa dell'European Plant Protection Organization, e principalmente Stati Uniti e paesi limitrofi, Europa e paesi limitrofi. È considerato in vari paesi un patogeno da quarantena, per l'Europa è attualmente considerato un organismo nocivo regolamentato non da quarantena. E andiamo al ciclo della malattia. Sostanzialmente il ciclo della malattia inizia in primavera con la produzione di inoculo primario a partire dai cancri che si sono formati nella stagione precedente e che hanno sopravvissuto durante il periodo invernale. Si ha quindi una riattivazione di questi cancri che rappresenteranno le sorgenti primarie di inoculo. E per riattivazione si intende un progressivo aumento della colonizzazione di nuovi tessuti da parte del patogeno che andranno a interessare anche la base di germogli o nuove infiorescenze, determinando delle infezioni primarie indirette che avranno una progressione acropeta. L'inoculo può essere anche trasmesso a mezzo di aerosol pluviale e di insetti su nuovi foglie, germogli e fiori, e in questo caso si avranno infezioni primarie dirette a direzione basipeta. I fiori rappresentano la sede di infezione primaria e solo raramente le infezioni a germogli anticipano quelle fiorali. Un'altra causa di infezione può essere quella di sopravvivenza del batterio fra le perule delle gemme, così che al momento della schiusura delle gemme il batterio può colonizzare i giovani organi in differenziazione, ma si ritiene sia secondaria rispetto a quella fiorale.
Una volta che il batterio ha colonizzato il primo fiore, si estende attraverso il peduncolo verso la branchetta portante, l'infiorescenza, e una volta interessata l'intera circonferenza della branchetta portante, questa tutta la porzione distale va a disseccare. Ora, è evidente che il periodo della fioritura, ed è chiaro a chi segue la malattia in campo, è il periodo di maggiore pericolosità per le infezioni. E le infezioni possono essere molteplici a causa di presenza di cultivar elevata suscettibilità fiorale, per la presenza di periodi di fioritura in successione per di cultivar o specie differenti, o nel caso di cultivar a fioriture secondarie. Le infezioni ai germogli prendono generalmente luogo, origine, da quelle di singole foglie. In questo caso il batterio colonizza i tessuti per poi raggiungere la nervatura primaria e dal peduncolo interessare il germoglio. Tutta la porzione distale, quindi il germoglio, andrà incontro a un progressivo disseccamento. Foglie, germogli, rami, frutti e parti di pianta possono essere interessate all'infezione e durante tutta la stagione vegetativa può determinarsi la produzione di essudato sia in forma liquida che in forma di filamenti sottili e biancastri in condizioni di temperatura secca che costituiranno nuovo inoculo per le infezioni secondarie. Una volta che l'infezione interessa branche, può andare a interessare il tronco, compromettendo l'intera pianta. Quando la colonizzazione del batterio si arresta per effetto delle condizioni ambientali o delle reazioni della pianta, si viene a formare una sorta di delimitazione del cancro viene chiamato cancro determinato, perché è circoscritto da un cercine cicatriziale. Ora, è notorio che il patogeno rimane quiescente durante il periodo di dormienza dell'ospite, tuttavia ci sono esperienze, per esempio riportate in Portogallo, che può rimanere attivo durante tutto il periodo invernale. Una breve carrellata di sintomi: nel periodo autunno invernale la pianta manifesta, può presentare rami o branche completamente secche, con foglie secche inserite ancora sui rami. A fine inverno osserviamo cancri che si riattivano con la presenza di screpolature, una colorazione più scura della corteccia e un aspetto umido e con colature di essudato. Nelle porzioni sottocorticali, asportando la corteccia, si osservano striature bruno-rossastre che possono estendersi oltre i limiti esterni del cancro. Alla fioritura i mazzetti fiorali compaiono completamente avvizziti e anneriti e anche i frutti possono essere colpiti nei primi stadi presentando una vera e propria mummificazione. I germogli anch'essi vanno incontro ad infezione con annerimento e in alcuni casi ripiegamento a forma di uncino. E quando il frutto può essere anche interessato in uno stadio successivo presentando macchie nere, aloni idropici e copioso essudato. Branche e rami possono presentare, oltre che a fessurazioni e alterazione del colore, anche delle vere e proprie depressioni, appaiono qua. Quando la infezione progredisce, la pianta può essere irrimediabilmente compromessa. Ora, il processo infettivo ha origine con la penetrazione del patogeno, che è di tipo passivo, ovvero può avvenire attraverso aperture naturali o micro e macroferite. Fra le aperture naturali, la sede principale è rappresentata dai fiori, in misura minore stomi, datodi, tricomi e lenticelle. Una volta che il batterio si ritrova nello stigma, questo rappresenta il sito principale di moltiplicazione e sopravvivenza epifita, dove il batterio può moltiplicarsi senza determinare sintomi, fino a raggiungere anche concentrazioni molto elevate di 10 alla 7 cellule per stigma. In queste condizioni, cioè in condizioni di scarsa umidità, il batterio continuerà a sopravvivere nello stigma, ma quando la umidità ambientale aumenta, la popolazione stigmatica si accresce rapidamente e i batteri vengono trascinati da un fil liquido nei sottostanti nettari che rappresenteranno il sito principale di colonizzazione endofita.
Una volta quindi penetrati all'interno dei nettrati, Nettari si avrà una progressiva invasione e colonizzazione del fiore. Altri siti di penetrazione, le micro e macroferite, che per giovani germoglie e foglie possono essere determinate da punture di insetto, grandine, abrasione da sfregamento in corrispondenza di legacce e tagli di potatura. Sono deleteri colpi di grandine per foglie e frutti, mentre branche e tronco possono presentare ferite a seguito di violenti colpi di grandine, ma anche per fenomeni di erosione da parte di insetti. Una volta che il batterio è penetrato nell'ospite, si ha un ancoramento alle cellule vegetali e una progressiva colonizzazione degli spazi intercellulari e dei tessuti conduttori della pianta. Già a 6 ore ha inizio il processo di plasmolisi, ovvero di rottura, di perdita di selettività della membrana plasmatica, che comporta da parte della cellula vegetale la perdita di acqua, di elettroliti, che verranno riversate negli spazi intercellulari e serviranno da nutrimento per il batterio. In questo modo le cellule vegetali collassano, i batteri si accrescono negli spazi intercellulari e nei vasi conduttori della pianta, determinando un progressivo allargamento degli spazi intercellulari in cosiddette cavità lisigene. Quindi si avrà una vera e propria e progressiva colonizzazione dei tessuti vegetali che mano a mano vanno ad essere compromessi, fino a che, essendo molto igroscopica la massa batterica, si avrà una vera e propria comparsa di essudato che non rappresenta altro che un fenomeno di modalità di evasione passiva delle cellule batteriche che esercitano pressione su tessuti vegetali ormai compromessi e quindi fuoriescono come essudato. Il batterio ha una capacità di migrazione dei tessuti conduttori molto elevata prima ancora della manifestazione dei sintomi nella pianta. E questo è stato visto con semplici esperimenti, cioè inoculando il batterio alla 6ª foglia dall'apice vegetativo di un germoglio di melo, si osservava l'isolamento, cioè la capacità di ritrovare il batterio dopo 7 ore all'apice, ma i primi sintomi comparivano dopo ben 6 giorni. Analogamente, in un astone di melo, inoculando alla radice con sospensione batterica, si individuava e risolava il batterio a 40 centimetri, ma dopo 2 settimane, ma in completa assenza di sintomi. Quindi evidente è la capacità di questo batterio di colonizzare l'ospite e pertanto è fondamentale tener conto di tutti i fattori che sono predisponenti l'infezione. È ovvio che fra questi ci sono le condizioni climatiche che abbiamo già accennato. Pertanto è opportuno applicare delle pratiche che evitino la predisposizione all'infezione. Quindi pratiche colturali che portano a un elevato vigore vegetativo della pianta, come le irrigazioni a pioggia, alle quali va preferita la microirrigazione. Evitare le concimazioni azotate che provocano un riscoppio vegetativo in cui il batterio trova nuovo substrato per la sua colonizzazione attiva. Evitare potature pesanti, soprattutto al verde, preferire le potature al bruno e eventualmente favorire la piegatura di rami particolarmente vigorosi. Evitare le pratiche colturali che inducono fioriture secondarie e assolutamente la permanenza di materiale infetto nel frutteto. Anche l'intervento dell'uomo deve essere oculato. Tutte le misure che vengono prese nell'appezzamento, negli impianti, devono essere seguiti da opportuni strategie di sterilizzazione di tutti gli strumenti utilizzati. E una grande attenzione deve essere volta al commercio di materiale vivaistico con opportune analisi in laboratorio e preferibilmente con l'utilizzo di materiale certificato. Ora, è evidente che, data l'elevata capacità del batterio di colonizzare l'ospite, ma anche di trasmettersi, se queste pratiche non vengono adottate, la disseminazione dello stesso può avvenire sia a grande distanza che a breve distanza. La prima situazione in cui si osservò disseminazione a grande distanza fu
quando nel 1978 venne individuato un focolaio nella Valle della Garonne in Francia a 800 km di distanza dal focolaio più vicino, che praticamente era oltre il canale della Manica, senza mediazione di piante ospiti ponte. Analogamente, nel 1985 fu individuato a Cipro a 500 km dai focolai egiziani. Le ipotesi per la disseminazione a grande distanza sono il trasporto aereo e la deposizione pluviale di aerosol, che è nota per le spore fungine, ma che può avvenire anche per l'essudato, le tratte che seguono gli uccelli migratori, che lungo appunto la loro tratta possono nutrirsi di essenze infette, disseminandone quindi il batterio. E ovviamente sappiamo che la maggior incidenza può essere dovuta al commercio di materiale vivaistico e di frutti. La disseminazione a breve distanza avviene a mezzo di aerosol e i fattori responsabili della formazione di aerosol sono da riscontrarsi nella pioggia. È stato visto che in presenza di un cancro su una chioma, l'avanzamento della disseminazione dei batteri avviene secondo un fronte conico, interessando buona parte della chioma. E analogamente da parte del vento, la presenza in un frutteto di più focolai rappresentati da questi punti neri determina varie distribuzioni a mo' di cono sull'appezzamento, disseminandolo quindi su ampie superfici. Aerosol può essere determinato anche da gocce di guttazione, gocce di rugiada ed irrigazione a pioggia. A breve distanza la disseminazione avviene anche a seguito dell'utilizzo di attrezzi da lavoro, in particolare gli attrezzi da potatura. È noto che in condizioni di contaminazione naturale i tagli estivi sono molto più pericolosi dei tagli invernali, per cui è sempre opportuno fare una potatura invernale su piante in pieno riposo vegetativo ed effettuare una disinfezione degli strumenti di potatura. Per quanto riguarda gli insetti, che è notorio, possono disseminare a breve distanza il patogeno, si conoscono 77 generi di acari insetti che possono trasmettere Erbinia milovora con predilezione nei confronti di api e vespe, mentre gli psillidi sono imputati per le infezioni a germogli. È stato visto che il batterio può sopravvivere sul corpo e nel corpo dell'insetto in materiali associati all'alveare, e questa sopravvivenza però è variabile in base alla temperatura ed è inibita da temperature elevate, oltre 35 gradi. Anche l'associazione di Erbinia milovora al polline negli alveari è ostacolata da temperature elevate e anche lo svernamento è limitato a una settimana circa. È evidente che non è possibile controllare l'attività delle api, pertanto è importante assicurarsi sulla provenienza delle arnie e non spostare gli alveari durante il periodo vegetativo, tenendo conto che durante la fioritura la disseminazione entomofila di Erbinia milovora dipende da vari fattori ambientali, temperatura massima, umidità, irraggiamento e agronomici, tipologia dell'ospite, numero di fiori aperti, che ovviamente condizionano l'attività degli insetti impollinatori. È anche importante sottolineare che sciami che abbiano visitato frutteti infetti non sono portatori dopo il periodo invernale, non rappresentando fonte di inoculo per la primavera successiva. Inoltre, un insetto, per essere un buon vettore, deve avere una concentrazione di cellule batteriche intorno alle 150-500 cellule per insetto. Su valori inferiori è difficile che possa trasmettere la malattia. E infine, con questo concluso, una curiosità che emerge da un recente studio. Erbinia milovora è stato chiamato il batterio che inganna le api, perché è in grado di modificare l'aroma dei fiori dell'ospite, manipolando il comportamento degli insetti per favorire la propria diffusione. La pianta infetta, infatti, attiva le sue risposte di difesa emettendo dei composti volatili che sono repellenti per le api. Quindi i fiori sani saranno più attrattivi per le api rispetto ai fiori infetti. Però questo non è sufficiente per bloccare completamente l'opera delle api sulle piante malate, perché le api saranno comunque spinte a posarsi anche su fiori malati. Tuttavia, sposandosi e visitando un fiore malato, l'ape viene contaminata dal batterio
e al tempo stesso si trova respinta dall'azione di questi composti volatici. Pertanto tenderà a visitare nella sua appunto visita successiva il fiore di un albero sano. E quindi l'infezione continuerà a trasmettersi di pianta in pianta, promuovendo in questo modo la diffusione batterica secondaria. Io ho concluso e ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie, dottoressa Loretti, per questo inquadramento del molto esaustivo della patologia. Le domande, ricordo che verranno fatte tutte al termine del pomeriggio e vi invito quindi a utilizzare l'SMS o il WhatsApp, che ogni tanto, il cui numero ogni tanto compare sul video, per inoltrare le domande ai relatori. La prossima relazione verrà fatta da Lodovico Delaiti, un collega della Fondazione Edmund Mack, in particolare del Centro di Trasferimento Tecnologico, che insieme ai colleghi Mattia Zaffoni e Nicola Andreatti hanno seguito l'evoluzione della malattia nella zona Alta Valsugana, una zona dove loro appunto svolgono l'attività di consulenti per la frutticoltura. La loro relazione intende ripercorrere un po' quella che è stata l'annata 2020 dare delle prospettive per quanto riguarda la prossima stagione. Quindi passo senz'altro la parola a Lodovico, eccolo che compare, e grazie. Grazie, dottor Oriatti. Grazie dottor Oriatti, buon pomeriggio anche da parte mia. Vi presenterò alcuni dati e delle considerazioni sulla problematica del colpo di fuoco in Trentino, iniziando con alcuni cenni storici per passare poi ad analizzare appunto questa difficile situazione che abbiamo vissuto nel 2020, per chiudere magari con delle proposte di controllo per la nuova stagione. Erwinia milovora è presente in Trentino nei frutteti dal 2005, ma la sua comparsa è sempre stata di solito molto sporadica. La Fondazione, su incarico dell'Ufficio Fitosanitario della Provincia Autonoma di Trento, ha da sempre monitorato con il proprio personale la malattia, essendo questa malattia fino a poco tempo fa una malattia da quarantena. Il controllo avviene a campione nei frutteti piantati nel corso della nuova annata e in tutti gli impianti di pero esistenti nelle zone frutticole del Trentino. Come potete vedere da questa tabella, i focolai sono stati normalmente piuttosto circoscritti, di numero ridotto, e la presenza in particolare è sempre stata nelle valli di Non e di Sole, e in Valsugana per quanto riguarda il pero, visto che in quella zona sono presenti alcuni frutteti di pero. A parte un picco nel 2007, con numerosi impianti ritrovati soprattutto in Val di Sole e in Val di Non, normalmente in tutte le altre annate i casi su melo, ma anche su pero, sono stati molto ridotti, e la malattia è sempre stata limitata a impianti giovani della nuova annata. In particolare in queste annate tra il 2005 diciamo e il 2015 una delle varietà più colpite in Val di Non era l'Evelina, perché era una varietà che è stata molto piantata in quel periodo. Nel 2020 invece la situazione è completamente cambiata. Abbiamo avuto una presenza sia in Val di Non come in passato, ma soprattutto abbiamo avuto una grossa esplosione nella zona della Valsugana. La Valsugana è una zona tipicamente collinare, con la presenza appunto di due laghi, quello di Levico e Caldonazzo, che creano anche a volte un microclima particolare, e come voi potete vedere questa attacco è stato veramente importante soprattutto nel comune di Caldonazzo e poi anche nel limitrofi comuni di Calceranica e Levico,
in questi comuni abbiamo stimato oltre 600 casi di frutteti colpiti da colpo di fuoco. In Valsugana però un po' tutti i comuni e le zone frutticole sono state è stata riscontrata la presenza di colpo di fuoco e la diffusione possiamo dire è stata un po' in tutta la valle, ma la gravità maggiore, ripeto, è stata quella di Caldonazzo. È chiaro che a seguito di questa situazione un po' tutto il personale che sta sul territorio della fondazione e il personale dell'ufficio fitopatologico ha intrapreso un monitoraggio capillare a tappeto soprattutto sui giovani impianti piantati durante la primavera 2020 e sugli impianti di pero. A seguito anche di questo monitoraggio capillare è stata trovata la presenza di colpo di fuoco nella zona a sud di Trento, in Vallagarina, Pomarolo, e nella zona dell'Alto Garda, in particolare ad Arco. Come mai abbiamo assistito a un attacco così grave, soprattutto nella zona di Caldonazzo? Ecco. L'importante diffusione è da imputare sicuramente alle condizioni climatiche favorevoli all'esplosione di questo batterio, in particolare una temperatura media elevata per il periodo e anche per la zona. Difficile trovare ad aprile delle temperature così elevate, soprattutto in quella zona, diciamo, un livello di ambientale di collina. Abbiamo avuto una leggera bagnatura e in queste due giornate, il 26 e il 27 aprile, anche i modelli di previsione davano un rischio veramente, veramente elevato. Eravamo in piena fioritura, c'era, come è già stato ricordato nella relazione precedente, anche un'importante attività del pronubi, anche perché viene fatta proprio una distribuzione delle arnie appunto per favorire l'impollinazione e soprattutto però dobbiamo ricordare che ci sono state delle condizioni climatiche veramente favorevoli alla moltiplicazione del batterio. Condizioni climatiche che si sono poi ripetute nei giorni a venire fino ai primi giorni di maggio che hanno colpito in queste giornate soprattutto i giovani impianti. Sì, perché in Valsugana appunto possiamo dire che quasi tutti gli impianti di melo da 0 a 3 anni sono stati colpiti e numerosi anche però sono stati gli impianti in produzione. Ecco, questa forse è la novità un po' del 2020. Rispetto alle annate passate abbiamo avuto la presenza di attacchi di colpo di fuoco anche sugli impianti in produzione e come diceva la dottoressa Loretti in precedenza alcuni impianti hanno raggiunto un livello d'attacco pari al 90%. Per quanto riguarda la Val di Non e la zona di Trento Sud vi ho già accennato che i casi sono stati dei singoli casi e soprattutto solo sui giovani impianti piantati o nell'annata 2020 o nell'annata precedente. Quali sono state le varietà più colpite soprattutto per la zona della Valsugana? Logicamente tutta una serie di varietà che voi vedete qui elencate che sono un po' le varietà che vengono piantate in questi anni e pertanto essendo impianti giovani, impianti dell'annata, sono quelli risultati più colpiti. Meno colpiti sono state per esempio le varietà come la Golden e la Red Delicious, vuoi anche perché in Valsugana queste due varietà nella scorsa annata avevano una scarsa fioritura, vuoi anche per l'epoca leggermente anticipata della stessa rispetto ai giovani impianti che invece hanno trovato e si sono presentati in fioritura proprio nelle giornate più a rischio per questo attacco. Il pero, non abbiamo rilevato sul pero degli attacchi particolarmente virulenti, abbiamo rilevato solo 6 casi,
mentre abbiamo trovato molteplici casi su, di colpo di fuoco, di attacco d'erbigna su piante ornamentali e su piante spontanee, che ora vediamo. Appunto c'è una situazione in Valsugana, come anche in altre zone del Trentino, dove si trovano spesso piante che possono essere attaccate da, da colpo di fuoco, e in particolare abbiamo avuto degli attacchi importanti su melocotogno e su cotonaster, che si trovano normalmente in, in zona, soprattutto in Valsugana, negli orti e nei giardini, ma abbiamo anche avuto un notevole numero di casi su, su sorbo e su biancospino, che sono piante naturali, che sono piante presenti in, in, in bordure molto frequenti e che hanno, come dire, aiutato e facilitato un po' la propagazione anche del, del batterio. Dei ritrovamenti occasionali sono stati fatti su Nespolo, nella zona soprattutto dell'Alto Garda, in particolare ad Arco, e poi una novità direi quasi assoluta, che nel comune di Calceranica è stata trovata anche un caso di rosa, pur non essendo la rosa tra i principali ospiti, ma probabilmente in circostanze particolari sappiamo che anche questa specie può essere colpita. Cosa abbiamo fatto come fondazione di fronte a una problematica così, così importante? Alla luce del fatto che Erbinia armilovora interessa e stava interessando anche sia piante di interesse agrario, ma anche piante spontanee ed ornamentali, è stato allestito un sito dedicato chiamato Fito Emergenze. In questo sito è stato pubblicato tutta una serie di foto, materiale divulgativo e una guida anche al riconoscimento dei sintomi, perché era importante trasmettere il problema non solo al mondo agricolo, ma anche alla, alla popolazione in generale. E da questo punto di vista, per promuovere appunto la divulgazione di questo problema, abbiamo approntato dei volantini e dei manifesti informativi che sono stati predisposti dall'ufficio fitosanitario della provincia e dalla fondazione, con delle comunicazioni che sono state fatte e diffuse attraverso i servizi televisivi, attraverso la stampa locale, ma anche grazie alla collaborazione delle municipalità dei territori colpiti. Per quanto riguarda l'attività di formazione, è chiaro che questa si è impregnata soprattutto su quello che riguarda gli agricoltori, le aziende agricole della, della zona e non solo, anche di tutto il Trentino, con degli incontri tecnici e degli avvisi che ci hanno permesso di divulgare, anche se in una situazione di pandemia e di restrizione anche per i contatti, di divulgare il problema al meglio, cercando di intraprendere delle scelte tecniche di difesa e di gestione della malattia con decisione e anche con l'apporto di tanti colleghi, sia della fondazione ma anche da fuori della fondazione, perché per gli agricoltori, soprattutto della Valsugana, era una novità assoluta e non si era non si aveva, come dire, la manualità e la gestione del problema, e pertanto bisognava trasmettere tutto quello che era si poteva fare nelle aziende agricole. Essendo la malattia poi anche presente in ambito extra-agricolo, abbiamo anche attivato tutta una serie di incontri di formazione per chi gestisce un po' tutto il verde extra-agricolo, operatori comunali, custodi forestali, agenti del servizio foreste e fauna e quant'altro era interessato. Durante la fase del tardo estate e dell'autunno, il batterio, come abbiamo visto, si trasferisce al portainesto formando dei cancri che costituiscono l'inoculo per l'annata successiva.
È quindi stato fondamentale trasmettere tutte le informazioni per l'identificazione dei cancri e per la loro rimozione attraverso l'estirpo della pianta. Numerosi sono stati purtroppo i casi di attacco al portainnesto negli impianti giovani messi a dimora nel 2020 che erano stati colpiti durante la stagione primaverile e estiva. È chiaro che da questo punto di vista anche la scelta del portainnesto ha una certa importanza, soprattutto per quanto riguarda lo svernamento. La resistenza al colpo di fuoco sappiamo che è possibile attraverso dei portainnesti ottenuti da incrocio con specie selvatiche. La resistenza di alcuni portainnesti impedisce al batterio di sopravvivere per la stagione successiva appunto all'interno del portainnesto, però sappiamo anche che questa resistenza non viene trasmessa alla varietà che poi è innestata sopra al portainnesto. I portainnesti resistenti al colpo di fuoco presentano anche delle altre caratteristiche che vanno un po' considerate anche poi nella scelta dell'eventuale portainnesto resistente al colpo di fuoco, perché dobbiamo tenere conto della gestione della tolleranza al reimpianto, della fedeltà nigero e anche della produttività. Presso i nostri campi sperimentali sono in atto da diversi anni delle prove, delle esperienze con questi portainnesti e tra le caratteristiche in osservazione, come vedete, ci sono anche appunto quelle relative al colpo di fuoco. Diremo che alcuni portainnesti, soprattutto del gruppo Geneva, sono abbastanza interessanti, sono portainnesti già in fase di sviluppo commerciale da parte delle aziende vivaistiche, in particolare il G11, il G41 e anche il G969 sono portainnesti interessanti per la resistenza al colpo di fuoco, ma interessanti anche dal punto di vista della produttività e del loro futuro utilizzo anche a breve nei nuovi impianti. Chiudo un po' la parte della mia relazione con la difesa e con le attività che probabilmente dovremo intraprendere nella prossima stagione. Le armi a disposizione sono solo di tipo preventivo. Abbiamo la possibilità di utilizzare il rame come prodotto batteriostatico che è impiegabile durante tutta la stagione, ma sappiamo che il rame ha anche degli inconvenienti importanti e che non sempre si coniugano con l'esigenza di intervenire nel periodo soprattutto primaverile e anche estivo. Abbiamo la possibilità di utilizzare dei batteri antagonisti che sono impiegabili durante la fase di fioritura soprattutto e che vanno distribuiti almeno un giorno prima che si verifichino le condizioni di infezione previste appunto magari dai modelli previsionali. Ci sono poi degli induttori di resistenza come il fosetil alluminio e la cilbenzolar che sono prodotti che possono contribuire a ridurre un po' l'impatto da un'infezione di colpo di fuoco. Ecco, le indicazioni per il loro utilizzo, per l'utilizzo di questi prodotti e le esperienze applicative verranno poi date anche nel dettaglio, nelle relazioni che seguiranno. Nella prossima stagione, quale sarà la probabile evoluzione? Sicuramente è difficile da dirsi e è sicuramente legata al verificarsi di condizioni meteo favorevoli e non è detto che si ripresentino con la stessa gravità e soprattutto nelle stesse aree dove si è presentata nella stagione 2020. Sicuramente il passo che noi faremo anche come fondazione è quello di abbiamo predisposto dei modelli previsionali, avremo a disposizione dei modelli previsionali che ci danno indicazione sulle infezioni probabili. Questi modelli saranno collegati a tutte le nostre stazioni meteo presenti nelle aree frutticoli e sono modelli che saranno consultabili, oltre che dai tecnici, anche dai nostri utenti.
da parte dei tecnici sarà cura segnalare queste probabili e possibili infezioni durante il periodo della fioritura, andando a dare anche delle indicazioni di difesa per eventuali giornate a rischio che potessero possano verificarsi appunto durante soprattutto il periodo di fioritura sia dei giovani impianti che degli impianti in produzione. Ecco, la mia presentazione è terminata, ringrazio i miei colleghi, come anticipato il dottor Iorriatti, Mattia e Nicola per la costante collaborazione e tutti quelli che durante questa stagione hanno contribuito con il loro impegno e con il loro lavoro alla gestione di questa malattia che ci ha trovati un po' tutti, non dico impreparati, ma sicuramente sorpresi di questa onda d'urto che si è verificata nel nostro territorio. Grazie. Grazie Lodovico per questa ricostruzione puntuale di quanto abbiamo vissuto lo scorso anno e per la descrizione dettagliata delle attività che abbiamo messo in atto per la gestione del fenomeno. E ricordo appunto che eventuali domande le rimandiamo al termine del pomeriggio e quindi passiamo alla terza relazione che verrà fatta dalla dottoressa Valeria Gualandri, fitopatologa e specializzata nella diagnostica vegetale, con particolare riferimento a virus e a funghi, e in quest'ambito è anche la nostra referente per il laboratorio di diagnosi fitopatologica della Fondazione, che è un laboratorio, diciamo, di riferimento per l'ufficio fitosanitario regionale. La dottoressa Gualandri ci illustrerà quello che è stata l'attività di diagnostica effettuata nel corso dello scorso anno, che riteniamo appunto un'azione fondamentale di sorveglianza della malattia, è stata estremamente utile proprio per circoscrivere il fenomeno e dare le indicazioni necessarie per la sua gestione. Quindi passo sicuramente la parola a Valeria e la ringrazio anche lei per aver partecipato a questo incontro. Buongiorno a tutti e grazie di essere qui. La diagnosi degli agenti delle malattie delle piante ha come finalità principale il rilevamento della presenza degli organismi nocivi. È in questo senso che la diagnosi si fa strumento fondamentale nella prevenzione, nel monitoraggio e nella gestione delle emergenze. E quella del colpo di fuoco in questo 2020 sicuramente è stato un evento di emergenza. L'attività diagnostica si fonda sulla stretta collaborazione dei tecnici che sono presenti sul territorio e del servizio fitosanitario provinciale. È grazie a queste due strutture che il laboratorio di diagnosi fitopatologica può realizzare la sua attività. Il laboratorio di diagnosi è stato protagonista della gestione dell'emergenza colpo di fuoco batterico, analizzando campioni di melo, di pero e di piante ornamentali. La diagnosi di Erwinia milovara viene fatta sul campione che viene raccolto in campo dai tecnici presenti sul territorio, dai funzionari provinciali. Quando arrivi in laboratorio viene sottoposto subito a un test rapido, è un kit diagnostico rapido che offre la possibilità di agire tempestivamente se associato ai sintomi specifici della malattia e si fonda sul principio agisce come tecnica sierologica. In pochi minuti si ha il risultato diagnostico e questo permette di poter attivare rapidamente azioni in campo. Servono altri 5-6 giorni per avere il processo di diagnosi completo
che avviene secondo un protocollo ufficiale dell'Organizzazione Europea di Protezione delle Piante, che prevede un isolamento diretto del patogeno. L'isolamento viene fatto dopo aver scortecciato il campione legnoso, e viene fatto prelevando una porzione di tessuto tra la parte sana e malata. In questa porzione il batterio è attivo e, se presente, può essere facilmente coltivato su terreni di coltura selettivi. E questi terreni di coltura, come veniva ricordato prima, permettono di ottenere delle colonie tipiche del batterio. Queste colonie tipiche del batterio vengono poi analizzate mediante tecniche molecolari che vanno a individuare specifiche porzioni di DNA del batterio e a decretarne la presenza e la positività. Normalmente servono almeno 5-6 giorni per completare il processo diagnostico. Le analisi diagnostiche nel 2020, che è stato un anno eccezionale, sono state effettuate su 204 campioni, dei quali la maggior parte, 126, erano di melo, 14 di pero. E una grande importanza nel 2020 è stato l'analisi delle piante ornamentali. I campionamenti sono stati effettuati su tutto il territorio provinciale. Nessuna zona dove era presente il melo come coltura sensibile alla malattia è stata omessa dal campionamento, dal monitoraggio e dall'analisi di campioni sospetti. E sicuramente quest'anno sono stati analizzati tanti campioni col principio della precauzione, laddove si vedevano sintomi anche molto leggeri che comunque davano un sospetto di colpo di fuoco, questo campione veniva accertato in laboratorio. Non era possibile permettersi di perdere un campione positivo. I campioni sono stati fatti prevalentemente nella zona della Valsugana, la zona che è stata interessata prevalentemente da questa epidemia, però, come dicevo prima, tutte le zone del Trentino hanno fatto parte appunto del processo, sono entrate nel processo analitico e sono state campionate e monitorate. Un'attività, ecco, per far fronte a questa malattia è stato proposto di mettere insieme all'interno della fondazione tutte le competenze, le professionalità che potevano essere messe in campo appunto per dare delle risposte al territorio, per gestire al meglio l'emergenza. Quindi si è formato un gruppo di lavoro dove c'era il centro di ricerca, il centro di trasferimento tecnologico, il mondo accademico del C3A e il servizio fitosanitario provinciale, per cercare appunto di lavorare insieme per far fronte alla malattia. E da questo gruppo di lavoro sono nate diverse attività e una di queste attività, grazie alla collaborazione col gruppo di biologia computazionale del CRI, ha l'obiettivo di mettere in comparazione il genoma di tutti gli isolati ottenuti dal 2005 ad adesso. Sono 82 gli isolati trentini, provenienti sia da melo che da pero che da piante ornamentali, che sono stati sequenziati con l'obiettivo di realizzare un'analisi comparativa del genoma nel tempo e nello spazio, e mettere a confronto gli isolati trentini tra di loro e negli anni, nelle aree diverse e nelle annate diverse, e metterli anche a confronto con isolati presenti in banche dati provenienti da tutto il mondo.
I dati ottenuti potranno consentire appunto l'individuazione di focolai infettivi, aumentare l'efficacia delle attività di controllo e di sorveglianza dei focolai di infezione. I dati sono, è un'attività molto, molto particolare, molto difficile, e i dati sono in fase di estrazione. La fase successiva a questa estrazione dei dati sarà quella di garantire la trasferibilità dei dati ottenuti al contesto trentino, al contesto della malattia. Certamente un dato che si evince, un primo dato che si evince da questo studio di questi genomi è che i genomi ottenuti dalle di Ervinia, ottenuti dalle piante ornamentali, sono esattamente identici a quelli ottenuti dal melo e dal pero. Quindi questo ci dice che ci conferma l'attenzione da portare alle piante ornamentali. E chiudo ribadendo l'importanza di questa pagina web creata dall'Ufficio Sviluppo e Comunicazione del CTT, che rappresenta uno strumento di formazione, di informazione permanente che ciascun cittadino può utilizzare per segnalare casi sospetti alla malattia. Far fronte a queste malattie, a queste emergenze fitosanitarie è compito di tutti, soprattutto quando interessano piante ornamentali e interessano un territorio dove il paesaggio agrario si connette fortemente con centri abitati, giardini privati, parchi pubblici. E io vi ringrazio per l'attenzione e vi invito veramente a farvi parte attiva della lotta, del contrasto a questa malattia. Grazie Valeria, sia della presentazione sia per il lavoro di organizzazione trasversale di tutte le professionalità che sono presenti in FEM. È stato un lavoro eccezionale e credo che abbia permesso di dare valore proprio alla presenza di un'istituzione che è in grado appunto di mettere in campo professionalità diverse per affrontare delle emergenze anche molto importanti come quella del colpo di fuoco. La prossima relazione sarà a cura della dottoressa Lorenza Tessari. Abbiamo sentito più volte nominare l'ufficio fitosanitario provinciale. La dottoressa Tessari è la direttrice dell'Ufficio Fitosanitario Provinciale che, ricordo, applica sul territorio provinciale le direttive comunitarie a carattere fitosanitario recepite nell'ordinamento nazionale e, tra l'altro, cura tutti gli adempimenti connessi con la certificazione del materiale di moltiplicazione di piante da frutto, di piante ornamentali in applicazione anche in questo caso della normativa vigente a livello comunitario, nazionale e provinciale. Do quindi con piacere la parola alla dottoressa Tessari, che ringrazio per aver partecipato anche lei a questo momento di informazione per i colleghi e per i produttori. Grazie a Claudio e buon pomeriggio a tutti gli intervenuti a questo incontro. Io ringrazio non solo per l'occasione di parlare anche dal punto di vista proprio normativo di non solo di questa patologia, ma anche del complesso argomento normativa fitosanitaria, così come è attualmente a livello europeo. Devo ringraziare veramente sentitamente la Fondazione Dumach, perché come voi, come molti di voi sapranno, è il braccio operativo senza il quale l'ufficio fitosanitario sarebbe ben poco. A FEM, infatti, il FEM ha un compito enorme, che è quello del controllo del territorio, della risposta emergenziale nel momento in cui avvengono fatti come questo che viene raccontato oggi di Ervinia Milovora. Compete poi una verifica, una valutazione anche di tipo analitico, quindi da laboratorio, e tutte queste tappe
mappe concorrono poi ad avere risposte sul territorio e anche la, come dire, il compimento di quello che è un compito che ci è stato assegnato come servizio fitosanitario provinciale. Il servizio fitosanitario provinciale fa parte di un servizio più grande che quello nazionale e che risponde alla normativa fitosanitaria europea e ne costituisce, come dire, un unicum. Quando mi è stato proposto di parlare della normativa sul colpo di fuoco, mi sono subito imbattuta in un problema iniziale, che è quello di raccontare, di spiegare che cosa è successo dal 1999 ad oggi, o meglio solamente nell'ultimo anno. Dal decreto del 99, che c'era un provvedimento di lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico, si è passati nel 2020 a un decreto dell'agosto di quest'anno, di poco quindi successivo all'ultimo episodio, all'ultima manifestazione dei sintomi di Ervinia, decreto che parla di criteri per il mantenimento di aree indenne per l'organismo nocivo. Sembra poca cosa dire prima c'era un decreto, adesso ce n'è un altro, ma io adesso cerco in poco e spero di essere sufficientemente chiara, provo a raccontare quello che ci sta in mezzo. Parliamo infatti di evoluzione normativa. L'evoluzione normativa principale è stata fatta a livello comunitario. Si passa da una direttiva che risale al 2000 e la 2029 CE dell'8 maggio al nuovo regolamento del 2016, che però è entrato in vigore solamente nel dicembre del 2019, quindi poco più di un anno fa, regolamento che si occupa delle misure di protezione contro gli organismi nocivi. È questo un regolamento rivoluzionario che assieme ad altri tre regolamenti, quindi ce n'è quattro regolamenti in tutto, che determinano le nuove regole fitosanitarie che governano l'aspetto fitosanitario, il regime fitosanitario europeo. Ci sono in questo regolamento 2031 quattro aree, tre le tralasciamo per brevità, per necessità, e che riguardano però le importazioni di vegetali, lo spostamento all'interno della comunità europea dei vegetali, gli obblighi e responsabilità degli operatori professionali e quindi legati anche all'uso del passaporto e la movimentazione delle piante, e c'è una quarta area importantissima che è quella legata agli organismi nocivi che adesso sono stati da questo nuovo regolamento riclassificati in quattro gruppi. I primi tre, ho fatto quella sottospecie di piramidina, ci sono alla base gli organismi da quarantena, tutti gli organismi da quarantena. Di questi la Comunità Europea cerca di occuparsi soprattutto di organismi da quarantena rilevanti per l'UE, e un ulteriore sottoinsieme è rappresentato dagli organismi da quarantena rilevanti per l'UE e prioritari. Tutti questi sono un gruppo di tre, tutti da quarantena, mentre poi c'è un quarto gruppo che è rappresentato dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena. Se per quelli da quarantena più o meno sappiamo di che cosa parliamo, cioè sono organismi di identità certa, capaci di introdursi, di insediarsi, di diffondersi nel territorio, chi più chi meno, non è presente, oppure se presente non è ampiamente diffuso l'organismo nocivo da quarantena, ma nel momento in cui è presente o sta per insediarsi può determinare un impatto economico, ambientale e sociale inaccettabile, viene definito dalla comunità. E se è inaccettabile quello da quarantena rilevante lo è per tutto il territorio della Comunità Europea, e per i prioritari sono gli organismi che assolutamente in Europa non devono arrivare, appunto, a rischio di gravi danni economici, ambientali e sociali. Per quel che riguarda invece il quarto gruppo di organismi nocivi regolamentato, si parla di organismi non da quarantena, e sono definiti non da quarantena proprio quegli organismi che sono ormai ampiamente diffusi nel territorio dell'Unione Europea. Sono trasmessi prevalentemente da piante da impianto, non rispondono più quindi ai criteri di organismi da quarantena, ma possono comunque avere ripercussioni economiche
inaccettabili e per questo necessitano ancora di misure di fitosanitarie, misure quindi di quarantena, analoghe a quelle da quarantena, in particolare per quel che riguarda l'attenzione quindi viene data in gran parte al materiale di moltiplicazione. Appartengono a questa categoria quelli che una volta venivano chiamati gli organismi di qualità e che rientravano in pieno diritto e rientrano tuttora negli organismi valutati ai fini della certificazione del materiale vivaistico. Andiamo adesso a occuparci di Erwinia. Vista la classificazione a livello europeo all'interno del regolamento, per Erwinia milovora ci sono due modi di classificarla. Tanto è vero che Erwinia milovora è organismo da quarantena rilevante per le zone protette, e poi ne accenno appena appena, e è anche però organismo regolamentato non da quarantena per il restante territorio dell'Unione Europea. Per zone protette si intendono quei territori che non presentano ancora, non hanno ancora avuto a che fare con Erwinia, quindi sono di fatto indenni da Erwinia, o sono territori magari all'interno di stati che presentano la malattia, che hanno presentato la malattia, ma hanno sono territori delimitati all'interno dei quali la malattia è stata eradicata, oppure è controllata annualmente tanto da rendere il territorio franco per questa patologia. Erwinia milovora, abbiamo detto, è classificato organismo da quarantena per zone protette, ma è anche organismo regolamentato non da quarantena sia per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto. Questi, gli elenchi di tutti questi organismi li troviamo nel regolamento 2019-2072, nell'allegato quarto di questo regolamento, e divisi in parti, in questo caso parte D per le ornamentali e parte J per le piante da frutto. Là dentro noi troviamo tutti gli organismi che sono stati classificati in questo modo. Così, ad esempio, se noi andiamo in quell'allegato, troviamo la parte D, all'interno della parte D troviamo Erwinia amilovora per le piante da impianto dei generi Amelanchier, Chenomele, Scrategus, Eriobotria, Fotinia, eccetera, per i quali, come organismo regolamentato non da quarantena, comunque la soglia di presenza nei materiali di moltiplicazione deve essere pari a zero. Analogamente troviamo che Erwinia milovora deve essere presente con una soglia pari a zero nel materiale di moltiplicazione delle piante da frutto, in particolare melo, pero e cotogno. Da qui discende la necessità di fare un nuovo decreto nazionale, che è il decreto 13 agosto 2020, che non si occupa più in generale di questo organismo in quanto organismo da quarantena, ma se ne occupa in particolare per le aree tuttora ancora indenni dall'organismo nocivo Erwinia e poi per una serie di altri casi in cui è necessario, per i quali è stato necessario normare misure e quant'altro al fine di contenere l'eventuale manifestazione di presenza di Erwinia. Le piante che sono oggetto del decreto sono elencate in un articolo, l'articolo 2 ci dice che le piante specificate, cioè le piante ospiti che sono oggetto di controllo, di monitoraggio e altro, sono quelle elencate, che sono tutte piante da frutto, piante ornamentali e anche piante spontanee che appartengono ai generi e specie che vedete indicato: pero corvino, cotogno giapponese, cotognastro, biancospino, cotogno, nespolo, melo, l'altro nespolo, il mespirus propriamente detto, la fotinia, la piracanta, pirus e sorbo. Questi sono i generi e le specie previsti a livello di decreto come le specie specificate, quindi attenzionate nel decreto.
E il decreto infatti tiene conto di questa nuova distinzione a livello regolamentare europeo. Dice, sappiamo, considerato che è classificato come organismo da quarantena per le zone protette, come organismo regolamentato non da quarantena, dobbiamo definire procedure aggiornate per le indagini nazionali di rilevamento di questo organismo per verificarne lo status presente o assente in aree indenni. Il riconoscimento delle zone protette e il riconoscimento delle zone cuscinetto. Allora, area indenne, lo vediamo subito, per l'articolo 2, scusate, l'altro probabilmente era l'articolo 1, l'articolo 2 dice che sono le aree indenni, le aree dove non è stato riscontrato l'organismo specificato sulla base di indagini ufficiali, ovvero laddove sia stato ufficialmente radicato, e questo può succedere solo dopo 3 stagioni vegetative. Le zone protette sono, attenzionate, le famose ZP, cioè sono o il territorio nazionale, esempio l'Estonia, Lituania, sono territori in cui non è presente Erbinia milovora, ma possono essere anche parti del territorio nazionale, come alcune regioni del sud Italia lo sono, esempio Umbria, esempio Molise, esempio Basilicata, ci sono altre regioni che sono tuttora zone indenne, nelle quali non è presente l'organismo specificato, e poi ci sono ancora le zone cuscinetto, che sono aree ufficialmente istituite dai vari servizi fitosanitari regionali nell'ambito del servizio fitosanitario nazionale, e che devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa regolamentare europea, e che sono le aree propriamente dedicate alla coltivazione del materiale vivaistico. Zone cuscinetto vuol dire zone franche per l'Erbinia milovora, all'interno della quale non si deve riscontrare l'Erbinia milovora, e dove l'assenza di Erbinia deve essere confermata da indagini ufficiali. Per cronaca, anche noi in provincia di Trento abbiamo 2 zone cuscinetto, così vengono definite adesso. Prima venivano chiamate zone tampone, se non vado errata. Le zone cuscinetto sono le aree all'interno delle quali abbiamo 2 soggetti che effettuano passaportazione ZP del materiale frutticolo. Una di queste aree compete proprio alla Fondazione Edmund Mach. L'articolo 3 del decreto poi parla delle indagini e notifiche relative all'organismo specificato e determina l'obbligo di indagine in quali aree, proprio in quelle che ho appena detto, nelle aree indenni, nelle aree protette, nelle zone cuscinetto. E per conseguenza, laddove la malattia è insediata, non c'è più un obbligo di monitoraggio, ma ovviamente un territorio frutticolo come il nostro, dove può costituire questo organismo nocivo un pericolo, serio pericolo, dal punto di vista economico e anche sociale, oltre che ambientale, è ovviamente opportuno mantenere un monitoraggio, se non un controllo del territorio nel modo che conosciamo. In ogni caso le indagini ufficiali devono essere condotte con particolare riguardo ai campi di piante madri, ai vivai, ai garden center, ai frutteti, ai giardini e ai parchi pubblici. C'è poi l'articolo 4 che si occupa delle zone protette, poi ci sono l'articolo 5 e seguenti che si occupano delle misure nelle zone cuscinetto, e in modo molto riassuntivo posso dire che tra le misure troviamo l'obbligo di denuncia dei casi sospetti, l'estirpazione delle piante gravemente compromesse e nel caso in cui sia meno compromessa l'obbligo di taglio a 70 cm al di sotto del sintomo, l'obbligo di tempestiva bruciatura sul posto dei residui vegetali. Il decreto prevede inoltre che il servizio fitosanitario regionale possa disporre il divieto di messa a dimora e di commercializzazione di piante specificate, quindi tutte le piante frutticole ornamentali, e l'obbligo di impianti di frutteti professionali di pomoidee, qua parliamo delle zone cuscinetto, cioè le zone dove viene fatto materiale vivaistico ZP, destinato quindi a zone protette, l'obbligo di impianti di frutteti professionali di pomoidee solo con piante accompagnate da passaporto delle piante ZP.
L'articolo 8 infine prevede altre misure, genericamente altre misure, lasciando liberi i servizi fitosanitari regionali, e la frase dice al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, lascia liberi di adottare divieti di commercializzazione, di messa a dimora di piante, nonché altre misure per il contenimento dell'organismo nocivo nel territorio di competenza. Come vedete è una rivoluzione, anche il fatto che ci sia stato il regolamento comunitario entrato in vigore nel 2019, conseguentemente nel 2020 il decreto nazionale, modifica i comportamenti poi regionali, perché a questo punto noi siamo una zona insediata per la patologia, quindi perché Erinia è diffusa su tutto il territorio provinciale ancora dal 2005-6-7, non si può ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione per definizione, e pertanto è necessario adeguare le prescrizioni per la lotta contro questa fitopatia ed emanare nuove misure obbligatorie per il contenimento del colpo di fuoco. Nuove misure obbligatorie naturalmente che riguardano le aree che abbiamo detto, cuscinetto nel nostro caso, perché aree indenne non ne abbiamo, ma possiamo attraverso quell'articolo 8 aggiungere altre misure obbligatorie sul territorio provinciale al fine di contenere effetti disastrosi per l'economia frutticola. Evidente che tutti i provvedimenti che erano stati presi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto dovranno essere aggiornati. Già nel luglio del 2020, poiché il decreto a livello nazionale era già stato discusso e approvato in sede tecnica dal Comitato Fitosanitario Nazionale, la determina del luglio teneva già conto di queste indicazioni che sarebbero state poi fornite solo nell'ottobre del 2020 con la pubblicazione del decreto. In ogni caso, avevamo nel luglio 2020 fatto seguito al provvedimento, la determina del 1 giugno 2020, per far fronte a questa nuova emergenza concernente la diffusione di Erinia sul territorio. Il provvedimento richiamava l'allegato A, nel quale erano contenute e sono contenute tuttora le misure fitosanitarie di contenimento nel territorio della provincia autonoma di Trento. Le vado a scorrere velocemente perché comunque adesso sarà nuovamente ripreso in mano il provvedimento che atteneva al 2020 e sarà sostituito con un nuovo provvedimento nelle prossime settimane concernente le misure fitosanitarie di contenimento nel territorio della provincia autonoma di Trento per il 2021. Cosa diceva il provvedimento del 2020, ma che rimarrà molto probabilmente, almeno in queste parti, uguale? Che è fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di impianti, orti, giardini, siepi, quindi chiunque è proprietario o conduce non solo terreni coltivati ma anche non coltivati, quindi giardini, piante in ogni caso, con piante sintomatiche a colpo di fuoco, hanno l'obbligo di estirpo immediato della pianta gravemente compromessa, di tagliare la pianta compromessa almeno a 70 cm al di sotto del sintomo e di far seguire questa operazione alla bruciatura tempestiva sul posto dei residui. È chiaro che a volte è impossibile bruciare sul posto senza recare rischi alle persone o ad altre cose, bruciare sul posto questo materiale, e quindi abbiamo consentito lo spostamento dei residui in altro luogo idoneo, però utilizzando mezzi di contenimento di questo materiale in modo tale da evitare la possibilità di ulteriore diffusione. Altra cosa che è scritta già nel provvedimento è che tutti gli strumenti macchinari, nonché il vestiario utilizzato per attuare le misure, devono essere sterilizzati in modo idoneo, e qui ci sono tutte le comunicazioni di FEME e anche appunto tutto il lavoro di comunicazione che è stato fatto lo scorso anno, ha riportato anche cosa si può usare e cosa valga la pena usare per ridurre il più possibile in modo adeguato la possibilità di diffusione dei Erinia sul territorio attraverso macchinari, mezzi, persone, stivali e così via.
È vietata altresì fin dall'anno scorso la commercializzazione e la messa a dimora di piante dei seguenti generi. È evidente che questa misura sarà contenuta nel 2021, perché a fronte di una diffusione che sembrava intervenire su tutto il territorio provinciale, in realtà questa diffusione si è concentrata più nell'Alta Valsugana, e pertanto questi divieti di commercializzazione si ritiene possano essere contenuti a quelle aree, fermo restando un invito, un caldo invito a tutti di evitare il più possibile commercializzazione e messa a dimora di queste piante a livello provinciale. Per il 2021, ma anche era già presente nel 2020, ci sarà un provvedimento a brevissimo, si farà intervenire questo provvedimento nelle prossime settimane, verrà approvato nella prossima settimana. Per il 2021 la movimentazione degli alveari sarà oggetto di apposita, di specifica determinazione, con quindi divieti specifici per l'area più colpita dalla patologia, quindi ripeto più o meno corrisponde all'Alta Valsugana, e con divieto su tutto il territorio provinciale di utilizzare di nucleo alveare di api a perdere, perché di questi api e di alveari non esiste una tracciabilità, e quindi il rischio, secondo anche gli esperti e anche gli esperti apistici, il rischio di diffondere del materiale non propriamente sano e soprattutto proveniente da ambienti sani per la patologia per Erwinia, il rischio è elevato, e quindi si preferisce vietare l'utilizzo di questi alveari a perdere, mentre gli alveari tradizionali si potrà spostarli anche da fuori provincia verso l'interno della nostra provincia, però dando comunicazione delle misure di quarantena che saranno prese a seguito dell'approvazione del provvedimento. Spero di essere stata sufficientemente veloce, ma anche di essermi di avere spiegato a sufficienza la normativa, perché è piuttosto complessa e piuttosto articolata, ma io ci ho provato, insomma. Poi ditemi voi se c'è bisogno di altri ulteriori chiarimenti, resto a disposizione. Grazie Lorenza per questo aggiornamento sulla normativa, certamente dovuto visto appunto i recenti cambiamenti e aggiornamenti. Passiamo quindi alla prossima relazione, cominciamo a parlare di contrasto a questa malattia. La presentazione sarà a cura di Gerardo Popolo, professore associato presso il Centro Agricoltura, Alimenti e Ambiente, centro condiviso fra l'Università di Trento e la Fondazione MAC. Il collega Popolo si occupa ovviamente di patologia vegetale e di microbiologia, in particolare il suo campo di d'azione è soprattutto legato all'impiego di microorganismi per controllare le maggiori patologie delle specie vegetali e lo sviluppo di bioagrofarmaci per poter da impiegare in agricoltura come alternative ai prodotti fitosanitari. Do senz'altro la parola al professor Popolo, grazie anche lui di essere intervenuto. Buonasera a tutti, si vede la presentazione? Sì, in pratica mi occuperò appunto nelle prossime slide di dare alcune informazioni per quanto riguarda l'ecologia del patogeno e quali sono i metodi di lotta che possiamo implementare per il suo controllo. Sostanzialmente, come ci è stato riportato, Erwinia milovara va a svermannare nei cancri e nei frutti mummificati, dai quali va ad evadere producendo degli essudati. Questi essudati sono particolari e potrebbero essere un punto su cui andare a
gestire la malattia. E in pratica questi esudati presentano un'alta carica di cellule batteriche che sono rapprese in una componente zuccherina che è caratterizzata soprattutto da questo composto, l'amilovorano, e si è visto che in pratica è un fattore di virulenza. In pratica ceppi batterici di Erbinia che non producono amilovorano sono meno virulenti su Miro. E perché questo? Perché in pratica l'amilovorano con gli altri esudati zuccherini vanno ad attrarre gli insetti, tra cui le mosche, che vanno a trasportare le cellule batteriche sugli stigmi. Sugli stigmi l'erbinia amilovora si comporterà come un epifita, quindi si accrescerà fino a quando non si svilupperanno le condizioni ambientali tali favorevoli per l'infezione. Una particolarità per ciò che riguarda l'ecologia del batterio fitopatogeno riguarda la sua dispersione. Nelle brevi distanze essa è mediata dalla pioggia e del vento, mentre una cosa dal punto di vista scientifico più interessante è la sua dispersione nella lunga distanza, che è mediata degli insetti impollinatori e quindi le api. Recentemente i colleghi dell'Università di Bologna hanno studiato nello specifico come si va a svolgere l'interazione tra le api, i meli infetti e sani e la trasmissione di Erbinia amilovora. In pratica hanno appurato che i meli in fiori infetti producono un bouquet di composti volatili differenti dai fiori sani. Questi composti volatili, questo bouquet di composti volatili, è caratterizzato dalla presenza di terpeni. I terpeni in pratica hanno una attività battericida. Sostanzialmente i fiori infetti stanno cercando di andare a controllare e a inibire la moltiplicazione di Erbinia amilovora. Allo stesso tempo i fiori infetti vanno a rilasciare un altro composto volatile che è il metil salicilato, che è alla base della risposta di resistenza della pianta verso i patogeni. Pertanto in questo modo i fiori infetti, quindi le piante infette, vanno ad allertare le altre piante sane, i fiori sani che si trovano nelle prossimità. Ovviamente il gruppo di ricerca che ha effettuato questo lavoro ha evidenziato come le api vanno a scegliere tra i fiori infetti e i fiori sani. Il bouquet di composti volatili dei fiori sani attrae maggiormente le api. Ciò che comporterà che le api che hanno visitato i fiori infetti in un secondo volo, con una maggiore probabilità, andranno a visitare i fiori sani. Ecco, ciò determinerà la dispersione del batterio fitopatogeno. In pratica, quindi, la lotta alla lotta ad Erbinia amilovora non può prescindere quindi dalle conoscenze nell'ambito ecologico. Però comunque possiamo andare ad implementare delle azioni di lotta per il contenimento del batterio. In primo luogo, come tutte le altre patologie ad eziologia batterica, l'unico dei prodotti chimici che può essere applicato per il controllo di Erbinia amilovora è rappresentato dai prodotti a base rameica. Ovviamente in questo caso bisogna dire che, come anche altri batteri fitopatogeni, vi è la possibilità che Erbinia amilovora sviluppi la selezione di popolazioni resistenti, tolleranti al rame.
Essa viene mediata dalla presenza di una proteina COPA che va a codificare per una pompa che detossifica gli ioni rame dal citosol batterico. Dal citosol. Inoltre, Erbinia milovara presenta un'altra caratteristica. Essa può entrare in una fase di dormienza, ossia quando è in presenza di ioni rame, le cellule batteriche stoppano la propria attività cellulare. Fin quando la concentrazione di ioni rame presente nelle prossimità arriva va a ridursi, e in quel momento le cellule batteriche si riattiveranno e potranno procedere con processi infettivi. Per ciò che riguarda le arope, il bacino del Mediterraneo, vi sono dei casi riportati in letteratura scientifica in cui si è riportata la resistenza da parte di Erbinia milovara, di alcune popolazioni di Erbinia milovara, al rame solfato ad una concentrazione di 100 mg litro, cosa che potrebbe inficiare il controllo di questo patogeno attraverso l'applicazione dei prodotti a base rameica. Sulla base di queste evidenze e in collaborazione con il dottor Cainelli e la dottoressa Gualandri del Centro di Trasferimento Tecnologico, abbiamo voluto investigare su come le popolazioni di Erbinia milovara finora isolate qui in Trentino dal 2005 si comportano rispetto alla tolleranza al rame. In pratica nessuno dei ceppi isolati finora in questo periodo ha mostrato la capacità di accrescersi in presenza di solfato di rame a 100 mg litro. La maggioranza dei ceppi ha comunque mostrato la capacità di sviluppare delle colonie in presenza di solfato di rame a concentrazioni di 25-50 mg litro. Ovviamente vi sono alcuni ceppi che riescono a produrre una elevata massa cellulare, mentre altri masse cellulari ridotte. Quindi cosa vuol dire? Che all'interno delle popolazioni batteriche, popolazioni di Erbinia milovara finora isolate qui in Trentino, vi è una variabilità nella tolleranza resistenza agli ioni rame. Nello specifico, e concentrandosi sui ceppi batterici isolati in Valsugana, da Melodi in Valsugana nel 2020, il 71% di essi ha mostrato la capacità di potersi accrescersi in presenza di ioni di solfato di rame ad una concentrazione di 50 mg litro. Ovviamente per avere una maggiore efficacia nel controllo di Erbinia milovara possiamo andare ad implementare altre strategie di difesa. All'applicazione come detto già dal collega Delaiti, all'applicazione dei prodotti a base rameica possiamo andare ad applicare altri prodotti come gli induttori di resistenza fosetil alluminio e acibenzolar S-metile. Inoltre è stato riportato che i brachizzanti possono avere un'attività positiva nella riduzione della probabilità di avere infezioni da parte di Erbinia milovara. Il tutto può essere accompagnato, quindi l'applicazione dei prodotti può essere accompagnato dall'impiego di modelli provisionali. Ed infine vi è la possibilità di andare ad applicare dei biopesticidi che possono essere di tipo microbico ed essi vanno i loro ingredienti attivi sono rappresentati da batteri o funghi. Tra di essi una pubblicazione recente da studi effettuati in America, negli Stati Uniti, hanno messo in evidenza che un prodotto Blossom Protect sulla base di Aerobasidium pullulans in pratica permetteva un controllo efficace in campo per 4 anni della malattia. Questo il controllo di Erbinia milovara
ora era raggiunto con la somministrazione di 4 trattamenti nell'arco della fioritura. Il meccanismo di azione di Arabidopsis pullulans si basa prettamente sulla competizione per il nutrimento e lo spazio, e nella competizione il fungo levuliforme va a competere con i patogeni attraverso la produzione di siderofori che chelano lo ione rame e anche di composti volatili organici che possono avere un'attività fungitossica. Non è ancora stato riportato se essi hanno un'attività battericida, siano attivi ad esempio contro Erbinia amylobora. Pertanto, come prospettiva e nel futuro, nell'ambito di un futuro corso di laurea che si andrà a occupare in primo luogo di frutticoltura, ci si potrà concentrare mediante l'attivazione di tesi di laurea sperimentali sulla valutazione di nuovi prodotti alternativi per il controllo di Erbinia amylobora, per ampliare insomma l'offerta di prodotti che possono essere impiegati nel controllo fitosanitario. Inoltre ci proponiamo di andare a svolgere dei lavori di isolamento di potenziali agenti di biocontrollo che possono essere sviluppati come nuovi biopesticidi per il controllo del colpo di fuoco. Inoltre sarebbe interessante un'attività che potremmo svolgere in futuro con i colleghi Cainelli e Gualantri, come è andata a variare nel corso degli anni la virulenza dei ceppi di Erbinia amylobora finora isolati qui in Trentino. Si può proporre anche il monitoraggio costante della tolleranza al rame nei ceppi di Erbinia amylobora isolati in Trentino, in modo tale da poter avere tenere il polso della situazione e capire come la resistenza al rame può evolvere negli anni futuri. Con questo ho terminato e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Gerardo per questa prima visione di che cosa si può fare per contrastare la malattia. Passiamo adesso a guardare che cosa è successo fuori dalla nostra provincia. E innanzitutto ci dirigiamo verso nord, la provincia di Bolzano, che ovviamente, come è stato detto nella parte introduttiva, ha già avuto modo di a confrontarsi con questa malattia più frequentemente negli ultimi 10-15 anni. Con noi abbiamo Michaela Erschbamer, che è della Südtiroler Beratungsring, il centro di consulenza per la fruttiviticoltura dell'Alto Adige. Michaela lavora ormai da 20 anni in centro di consulenza, quindi ha una vasta esperienza di che cosa succede. Lei si occupa in particolare della frutticoltura biologica, ma proprio in qualità di consulente ha avuto modo di vivere direttamente quelle che sono state le infezioni di colpo di fuoco batterico vissute in provincia di Bolzano negli ultimi 15-20 anni. A lei quindi la parola, ringraziandola ancora per aver deciso di condividere con noi l'esperienza altoatesina. Sì, buonasera anche da parte mia. Io nella mia relazione vorrei presentarvi la situazione del colpo di fuoco, le misure agronomiche e la difesa del colpo di fuoco in Alto Adige. Io inizio con un prospetto del colpo di fuoco degli ultimi 20 anni. Allora, il primo caso di colpo di fuoco abbiamo avuto nell'Alto Adige nel 1999 a Colle Isacco, vicino a Vipitino, però al di fuori della frutticoltura intensiva. Soltanto nel 2002
abbiamo avuto il primo caso nella frutticoltura intensiva nella Val Venosta. E da quest'anno, dal 2002, il colpo di fuoco non ci ha lasciato più. Tranne l'anno 2004, fino ad oggi abbiamo avuto ogni anno dei casi di colpo di fuoco. E in memoria ci sono rimasti soprattutto 3 anni, e questi 3 anni sono stati gli anni 2003, 2007 e 2011. E una cosa questi 3 anni hanno comune: è stata sempre una ripresa vegetativa precoce e le temperature erano elevate. E soprattutto, cioè, nell'anno 2011 abbiamo manifestato quasi 1000 casi, e di questi 1000 casi quasi la metà erano a Terlano, che è un paesino tra Bolzano e Merano, e nei paesi vicini a Ariano e Nales. E adesso vi faccio vedere uno slide, cioè una grafica, dove vedete quanti casi ce n'erano nel 2011. Cioè, abbiamo detto che la metà di questi 1000 casi erano a Terlano e nei dintorni, di cui 359 casi a Terlano, ad Adriano 61 casi e a Nales 167 casi. Soltanto per far capire, quest'anno sicuramente è stato fatto un risanamento abbastanza bene, e l'anno successivo, nel 2012, le condizioni meteorologiche sicuramente non erano tanto buone per un'infezione fiorale di Erbinia amylovora. Così, da un anno al prossimo, si sono abbassati i casi in questa zona. A Terlano abbiamo avuto nel 2012 12 casi, a Ariano neanche uno e a Nales 4 casi. Dopo questa annata, dopo il 2011, si è calmata un po' la situazione, è diventata un po' più tranquilla fino all'anno 2016. Lì, dal 2016 in poi, i casi di nuovo sono aumentati, e in questi 4 anni abbiamo registrato soprattutto, o quasi tutti i casi, nella Val Venosta. E anche lì il motivo, in tutti questi 4 anni più o meno, erano le gelate tardive che hanno provocato una fioritura secondaria nei frutteti in produzione. E dopo il colpo di fuoco ha attaccato soprattutto questi fiori secondari. E anche lì, ogni anno è stato fatto un risanamento abbastanza buono, però abbiamo trovato sempre anche degli attacchi in autunno, anche in primavera dell'anno successivo, un attacco su porto innesto, purtroppo. Soltanto per farvi vedere come sono passati questi anni, cioè nel 2017, sempre nella Val Venosta, abbiamo detto che abbiamo avuto 4 anni, e in questi 4 anni i casi erano soprattutto nella Val Venosta. Nel 2017 il focolaio era soprattutto nell'alta Val Venosta, intorno a Malles o a Lorenza. Dopo, in confronto l'anno 2018, non era più, cioè c'erano ancora alcuni casi lì nella alta Val Venosta, però la nuova zona colpita dal colpo di fuoco è stata la zona intorno a Silandro. E ancora un anno dopo, nel 2019, è andato di nuovo un po' in giù, e il nuovo focolaio era a Laces. Questo soltanto per farvi vedere che non vuol dire che in un anno, quando c'era tanto colpo di fuoco, deve essere così che l'anno successivo è di nuovo questa la zona con colpo di fuoco. Sicuramente dipende dal risanamento che è stato fatto, però anche dalle condizioni meteorologiche. Dopo, l'anno scorso, perché siamo stati abituati che il colpo di fuoco è nella Val Venosta,
Nel 2020, se guardiamo questa zona qua, la Val Venosta, erano soltanto 8 casi e non di più. Però abbiamo ricevuto 2 focolai nuovi, 2 hotspot, e un nuovo focolaio era a Lana, vicino a Merano, con 40 casi, e un altro a Laibes con 77 casi. In tutto abbiamo avuto 143 casi l'anno scorso di colpo di fuoco, e fino alla fine sono stati estirpati più o meno 4.000 piante. Qua vedete quali piante ospiti sono stati colpiti negli ultimi 10 anni, tra l'anno 2010 e 2020, e si vede che soprattutto qua in Alto Adige sono state colpite il melo, qualche pero, però dobbiamo dire che qua in Alto Adige non abbiamo tanto pero, qualche cotogno e qualche altra pianta, però soprattutto il melo. Quali sono allora le nostre esperienze degli ultimi anni? Quello che abbiamo imparato è che il colpo di fuoco in Alto Adige è presente ovunque, e anche che l'attacco può verificarsi in qualsiasi momento quando le condizioni sono buone per un'infezione fiorale. Quello che volevo dire però, queste sono sempre le nostre esperienze, finora non abbiamo riscontrato un evento ugualmente forte nella stessa area nell'anno successivo, però come avevo già detto prima, dipende sicuramente dal lavoro che è stato fatto, dal risanamento e dalle condizioni meteorologiche dell'anno successivo. E abbiamo capito anche, abbiamo imparato, che a rischio sono soprattutto i nuovi impianti, anche perché vengono messi a dimora più tardi, cioè aprile, maggio, e fioriscono più tardi, hanno una fioritura tardiva quando le temperature sono già elevate. Viviamo adesso 20 anni con il colpo di fuoco e abbiamo imparato tanto e abbiamo stabilito anche diverse misure agronomiche. Iniziando nell'anno 2003, dal presidente della giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano ha rilasciato un decreto che dice che tutte le piante appartenenti al genere cotonastro e agazzino fino ad un'altitudine di 1.400 metri sopra il livello di mare devono essere estirpate e distrutte. E questo sicuramente, in questo periodo sicuramente sono stati estirpati tante piante e sono stati distrutti anche. In più, nel territorio della provincia autonoma di Bolzano sono vietati il commercio e la messa a dimora delle piante dei seguenti generi: cotoneastro, biancospino, cotogno, nespolo, agazzino, fotinia, estavenzia e anche il pero corvino. Quali sono le altre misure agronomiche che abbiamo stabilito? Le misure agronomiche riguardano soprattutto le api, i nuovi impianti, il diradamento fiorale con spatolatrice, l'irrigazione sopra chioma, la potatura durante la fioritura e la distribuzione dei fitosanitari e, dopo alla fin fine, il risanamento, la potatura invernale in questi appezzamenti dove c'era il colpo di fuoco e i controlli alla ripresa vegetativa. Le misure agronomiche che riguardano le api è così da noi che possono essere spostate le arnie da una zona, cioè da un fottetto ad un altro o da una zona ad un'altra zona, però devono essere messe in quarantena prima del spostamento. E quarantena vuol dire che le arnie devono essere lasciate per 48 ore in una cella frigorifera o
per 70 ore ad un'altitudine superiore ai 1400 metri sopra il livello di mare. Soltanto dopo questa quarantena le arnie possono essere spostate. I nuovi impianti. Consigliamo soltanto di piantare piante provenienti da zone protette, cioè con l'etichetta con la ZP. E consigliamo anche di piantare le piante già a partire da una temperatura del terreno di 8 gradi per evitare che la fioritura viene a maggio, a giugno, dove le temperature sono già più alte. Dopo diciamo anche che le piante devono essere portate subito, cioè prima della fioritura e quando è asciutto. Sicuramente non si può irrigare sopra chioma durante la fioritura, questo è sicuramente molto importante e questa cosa. E noi cioè, consigliamo anche di eliminare i fiori a mano, soprattutto nelle zone colpite dal colpo di fuoco nell'anno precedente. Io adesso purtroppo non riesco a vedere gli agricoltori, però so già che cosa stanno pensando. Stanno pensando, mamma mia, in questo periodo io non ho tempo di entrare nell'impianto nuovo a togliere tutti i fiori. Sicuramente dipende da quante piante ci sono, però se io penso a tutto questo lavoro che dobbiamo fare per il risanamento, per fare i controlli, per estirpare le piante, per bruciare le piante, dopo di nuovo fare i controlli, tutto, io penso che questo sicuramente è un lavoro molto più grande di togliere i fiori a mano e dopo, fino alla fine, perdo anche le piante in estate. Però sarebbe una possibilità di evitare il rischio dell'attacco di colpo di fuoco. Dopo il deradamento fiorale con la spazzolatrice, sicuramente anche questo è un rischio. Noi consigliamo la spazzolatrice soltanto quando è asciutto, dopo non la consigliamo quando la prognosi indica un alto rischio di infezione e di non utilizzarla più dopo un giorno di infezione. E quando l'anno precedente c'era un caso di colpo di fuoco nell'impianto, neanche lì consigliamo di usare la spazzolatrice e anche nelle aree adiacenti. L'irrigazione, come avevo già detto prima, durante la fioritura non è possibile di usare l'irrigazione sopra chioma, è un grandissimo rischio sicuramente, soltanto l'irrigazione antibrina non costituisce alcun pericolo se le temperature scendono sotto i 0 gradi. Dopo la potatura e la distribuzione dei fitosanitari, noi durante la fioritura diciamo anche di non fare una potatura per evitare ogni ferita e nei giorni ad alto rischio e nei giorni di infezione consigliamo anche di evitare ogni trattamento e se un trattamento è veramente necessario di farlo almeno a concentrazione 5 volte. Il risanamento adesso abbiamo già sentito tanto, però soltanto alcuni punti. Noi quando abbiamo un attacco di colpo di fuoco in un impianto, noi diciamo di tagliare le parti infette della pianta per almeno 40 centimetri nel tessuto sano, però diciamo sempre quando vediamo l'attacco dobbiamo subito iniziare con il risanamento, non dobbiamo aspettare perché sennò il batterio va avanti nel legno, no? E dopo i 40 centimetri possono essere troppo pochi. Dopo diciamo anche di strappare è meglio che tagliare se non c'è un essudato, se c'è l'essudato allora bisogna tagliare. Di molto importante anche disinfettare a fiamma la lama della forbice o della sega per almeno 2 secondi dopo ogni taglio e
questo sapete già, il materiale infetto deve essere raccolto in sacchi di plastica resistenti e da bruciare in loco. Dopo, molto molto importante, anche i controlli che devono essere effettuati almeno 2-3 volte alla settimana, e le macchine e attrezzi devono, dopo un lavoro nei frutteti colpiti, devono essere puliti con vapore a 70 gradi. Dopo la potatura invernale, soltanto se ho avuto un attacco di colpo di fuoco e devo portare questo impianto in inverno, noi consigliamo la potatura solo in giornate fredde, quando la temperatura massima è inferiore a 10 gradi. Sicuramente molto importante anche di controllare la presenza di cancri e di disinfettare a fiamma gli utensili utilizzati per la potatura più volte al giorno questo. Dopo, molto molto importante, l'ultimo controllo, dico, prima della ripresa vegetativa, a partire dalla ripresa vegetativa fino all'inizio della fioritura, consigliamo di controllare ancora una volta la presenza di cancri. I sintomi sono quelli, sono infossature scure sul tronco, e quando diventa un po' più caldo può essere anche l'essudato batterico. E queste piante sicuramente sono da estirpare e da bruciare per iniziare la vegetazione abbastanza pulita, se no inizio già con un rischio molto alto. Sicuramente abbiamo anche la difesa diretta, e per valutare il rischio di colpo di fuoco lavoriamo con il modello di previsione Mary Blight. Deve essere presente il batterio, questo è sicuro, però devono essere presenti anche quattro altre condizioni, cioè devono essere fiori aperti, dopo deve essere un valore CDH 18 sopra il 110, dopo una temperatura media giornaliera sopra i 15,6 gradi, e deve essere l'umidità. E il rischio risulta dalla combinazione dei fattori, e abbiamo o un rischio leggero, un rischio medio, un rischio elevato o un giorno di infezione previsto. Cioè. E quando noi abbiamo un giorno di infezione, cioè previsto un giorno di infezione, noi consigliamo anche di fare un trattamento prima di questo giorno. Come prodotti noi consigliamo o usiamo gli antagonisti come Bacillus subtilis amyloliquefaciens o Aureobasidium pullulans, o prodotti ad azione battericida come il rame o polvere di roccia come l'ulmasud, che ha un pH molto basso, intorno ai 4, o anche attivatori delle difese naturali delle piante come il bion o concimi foliari come il fulanx. Questi prodotti possono essere impiegati nei nuovi impianti o anche negli impianti in produzione. Soltanto due prodotti non consigliamo di usarli nelle impianti di produzione per il motivo di rugginosità. Questi due prodotti sono una volta i prodotti rameici, il rame, perché consigliamo di usare 30 grammi di rame puro, e questo può causare la rugginosità, e neanche il Blossom Protect New. E così sono già quasi alla fine della mia relazione. Abbiamo imparato, come avevo già detto, che il colpo del fuoco è presente ovunque. Fondamentale sicuramente è una reazione rapida, di iniziare subito il risanamento e di farlo bene, però abbiamo capito anche che alla base rimangono sempre le misure agronomiche. E così io sono alla fine della mia presentazione. Vorrei ringraziare ancora Konrad Meyer dell'Ufficio per la Frutti e Viticoltura
e tutti i miei colleghi, soprattutto Meinrad Zöschk, e vi ringrazio della vostra attenzione. Grazie a te Michaela, è stata veramente una relazione bella, chiara e importante per noi, che dovremo poi far tesoro dell'esperienza fatta anche da voi, da altri colleghi, per poter apprestare la gestione della prossima stagione. E a questo proposito la prossima relazione sarà a cura della dottoressa Cristina Marazzi. Qui ci spostiamo fuori dai confini nazionali, siamo in Canton Ticino. Cristina Marazzi è biologa e lavora dal 2005 al Servizio Fitosanitario Ticinese e da 3-4 anni è anche la direttrice del servizio. E quindi sappiamo che anche il Canton Ticino e la Svizzera hanno avuto modo di confrontarsi con questa bestia che attacca il melo, e quindi vediamo un po' che esperienza hanno fatto e se possiamo imparare qualcosa anche dalla loro esperienza. Grazie Cristina per essere intervenuta e a te la parola. Grazie mille per l'invito, un momento solo, ecco che parte, vedete qualche cosa? Vedete? Mi sentite? Ti sentiamo, ma non abbiamo visto il tentativo di proiezione. Ora non più. Aspettate, scusatene. Adesso vedete qualche cosa? Non ancora. Adesso dovrebbe partire. Nel precedente tentativo avevamo visto comparire il... C'è adesso? No. Ah, ecco. Perfetto. Ci siamo. Cioè, posso andare? Grazie mille. Allora, ecco, io appunto vi presenterò la situazione in Svizzera precedente a quest'anno e la situazione attuale. In realtà non dirò molte cose nuove, è già stato detto praticamente tutto. La situazione in Svizzera, esattamente da un punto di vista di ordinanze, di regolamenti, esattamente uguale all'Europa, al resto dell'Europa. Per cui diciamo che non dirò niente di veramente nuovo. Vi faccio un esempio in particolare, poi mi concentrerò sul Canton Ticino, che è il cantone dove appunto io opero come servizio fitosanitario cantonale, e vedrete che abbiamo avuto dei casi e poi attualmente la situazione di emergenza è rientrata. Quindi andrò relativamente veloce nell'introduzione, proprio perché è già stato detto praticamente tutto. In particolare la precedente relatrice ha descritto esattamente la situazione. Anche noi lavoriamo con il metodo previsionale Mary Blight, per cui ci basiamo esattamente su questi fattori. Fuoco batterico che, come si sa, colpisce buona parte delle rosacee, con questo annerimento tipico che abbiamo già visto a più riprese, e dipende anche molto dalle condizioni ambientali, quindi come ha detto Michaela prima di me, temperature superiori ai 18 gradi, una elevata umidità relativa
e poi dove soprattutto abbiamo, almeno nel nostro cantone, abbiamo fatto questo tipo di esperienza, laddove l'inoculo è presente durante l'inverno, diciamo che i cancri sono proprio un crogiolo di problematico, diciamo così. La penetrazione nei tessuti avviene soltanto attraverso le aperture naturali degli organi della pianta, quindi si parla del periodo di fioritura, ed è apparso anche chiaro nelle precedenti, almeno in due occasioni è stato detto che nei giovani impianti la problematica è risultata anche più evidente. Noi abbiamo fatto esattamente la stessa esperienza, dunque giovani impianti però fatti durante la primavera, dunque le nuove piantagioni fatte in fine inverno, inizio primavera, risultano molto più suscettibili se l'inoculo è evidentemente presente. Questo mi è sembrata che era anche una domanda del pubblico. Noi ce lo siamo spiegati nella maniera in cui la pianta è già abbastanza indebolita dal fatto che viene piantata in un periodo primaverile, quindi deve, per dirla semplice, deve un po' correre per allinearsi con la stagione che sta ripartendo, quindi parte già un po' in ritardo rispetto alle altre le piante tradizionalmente già presenti nel frutteto, per cui le aperture floreali verranno un po' più tardi e quindi il pericolo, almeno nelle nostre condizioni ambientali, il pericolo aumenta. La dissezione avviene tramite insetti, abbiamo visto che può anche essere a lunga distanza, l'hanno presentato all'inizio con degli uccelli e in particolare per i migratori per la lunga distanza, poi c'è la pioggia, il vento che può trasportare questi inoculo batterico. L'uomo lo abbiamo visto tramite materiale vivaistico infetto, può essere un veicolo trasportatore, ma anche gli uomini lavorando all'interno di un frutteto che porta fuoco batterico potrebbe essere ugualmente un veicolo. Piante ospite le abbiamo già fatte passare, quindi vado velocemente, ma semplicemente dicendovi che almeno nella nostra regione, perché almeno dalla nostra esperienza abbiamo visto che da regione a regione, rispetto per esempio alla nostra nazione, da regione a regione la suscettibilità di queste piante ospite varia un po'. Noi per il Ticino, per chi non sapesse bene come è strutturata la Svizzera, dopo lo vedremo un po' più nel dettaglio, comunque nel Ticino, quindi la parte italofona della Svizzera, abbiamo il cotogno tra la frutta granelli che è particolarmente suscettibile, mentre per le piante ornamentali abbiamo tra le piante più in assoluto suscettibili sicuramente il genere cotone asper, che porta spesso problematiche di fuoco batterico, mentre le piante spontanee oppure quelle selvatiche abbiamo sia il biancospino che il sorbo montano, il sorbo degli uccellatori, abbiamo trovato diversi casi colpiti di fuoco batterico. Queste nella nostra regione sono le piante che il più spesso possibile si sono ammalati. Chiaramente anche il pero tradizionale, abbiamo trovato diversi casi, come d'altronde anche da voi. Quindi. Avete parlato anche delle fioriture secondarie, secondo noi è una delle porte d'entrata principale della malattia, anche perché quando arrivano queste fioriture secondarie, lo vediamo dalle fotografie, i frutticini o la frutta, se parliamo di fioritura quasi al momento della raccolta,
In queste condizioni abbiamo sicuramente anche delle piogge a fine estate, per esempio, almeno da noi le piogge di fine estate sono abbastanza frequenti, per cui abbiamo le temperature, abbiamo l'umidità e se c'è l'inoculo chiaramente ha più facilità a penetrare all'interno delle piante. Per cui il consiglio assoluto che si deve dare è togliere queste fioriture secondarie proprio per cercare di evitare la penetrazione del batterio all'interno. Questi sintomi classici che almeno troviamo da noi avendo, lo dirò fra breve, una pressione generalmente poco forte del batterio, troviamo poco esudato, non abbiamo mai avuto delle forti presenze di esudato sulle piante colpite. In questo caso, per esempio, però c'era esudato, vediamo la tipica macchia che almeno spessissimo parte soprattutto dal picciolo, e vediamo il cancro, lo vediamo proprio in questa zona, e poi vediamo anche l'avvezzimento fogliare così come l'esudato, appunto. Però dalla mia esperienza l'esudato c'è solo con fortissima pressione. Qui vediamo su un cotogno, anche qui abbiamo l'imbrunimento, l'infiorescenza che si è annerita e l'imbrunimento a livello del picciolo. Il ripiegamento pastorale, uncino tipico, qui su un biancospino, e qui ancora su un cotogno, ancora un esempio, e qui invece su un sorbo la stessa cosa. Abbiamo anche con uno scortecciamento lieve, abbiamo il tessuto sottocorticale, spesso c'è una presenza di arrossamenti. E con un cotone astere, salicifolio, per esempio, che arriva in presenza di fuoco batterico. Quello che a noi ha aiutato tantissimo è appunto il evidenziare i sintomi invernali di alcune essenze. Abbiamo visto che non in tutte le essenze questi sintomi sono visibili, però tra pero, cotogno, biancospino e sorgo possiamo trovare questi sintomi invernali, e quindi reperire le piante colpite da fuoco batterico e poter intervenire con l'estirpazione. Quindi le foglie restano attaccate al ramo durante appunto il riposo vegetativo. Vediamo qui alcuni esempi, vedete le foglie che restano attaccate, queste erano tipicamente piante attaccate dal fuoco batterico, in questo caso reperibili facilmente, appunto un intervento subitaneo cerca con lo scopo di diminuire la pressione di questo batterio. Possiamo trovare anche degli sintomi invernali con il ripiegamento tipico a uncino, e in caso di dubbio c'è sempre la possibilità, come da voi d'altronde, di fare un test. C'è il test rapido, che possiamo farlo noi direttamente in campo, oppure per maggiore, quando si vuole avere una maggiore, oppure avere una conferma, abbiamo il laboratorio del nostro istituto di ricerca federale che si trova a Zurigo, mandiamo via i campioni e loro ci fanno le analisi. Pericolosità di questo batterio, non devo spiegarlo a voi, lo avete detto anche a più riprese, comunque una volta presente sul territorio sicuramente di facilissima diffusione per vari motivi, e se poi abbiamo delle condizioni climatiche favorevoli diventa anche epidemico. E attualmente i prodotti fitosanitari a disposizione che possono veramente curare questa malattia non ce ne sono, lo avete detto molto bene, e tutto quello che si può fare sono a livello preventivo. Anche noi abbiamo più o meno gli stessi prodotti che avete citato. Io adesso non ho voluto fare un elenco, anche perché
a parte essere più o meno le stesse cose, ma poi diciamo si dovrebbe parlare soprattutto di materia attiva, perché poi magari i prodotti cambiano nome, e diciamo che noi abbiamo dato una priorità a delle estirpazioni e a interventi fisici sul territorio, proprio perché ce lo possiamo permettere, nel senso che abbiamo una presenza del batterio che non è mai stata estrema, per cui è chiaro che questo facilita degli interventi puntuali. Quindi quello, a parte in certi casi di frutteti professionali, dove chiaramente c'è bisogno anche di fare degli interventi preventivi con dei prodotti battericidi, abbiamo fatto e facciamo tuttora delle estirpazioni, spesso anche preventive. Chiaramente bisogna avere l'avallo del proprietario, non sempre è una cosa semplice. Preventive, per esempio, nei casi come il cotone aster, che non è una pianta da reddito, tra virgolette, ma è una pianta ornamentale, per cui in tanti casi è vista la suscettibilità di queste piante sul nostro territorio. Noi consigliamo, quando troviamo un cotone aster da qualche parte, ormai non ne abbiamo quasi più, ma se c'è consigliamo un estirpo preventivo. E poi chiaramente ci sono i nostri controlli che si fanno regolarmente. Allora, brevemente, in conclusione, cosa è successo in Svizzera col fuoco batterico? Il fuoco batterico è presente già da diversi anni. Per una volta, normalmente è sempre il Ticino a fare da apripista per queste malattie dei vegetali, quindi per le fitopatie. In realtà il fuoco batterico è apparso in Svizzera interna, quindi al nord delle Alpi, è già dal 1989 che è presente in un cantone estremamente a nord, Schaffhausen, Stein am Rhein, e diciamo che da allora, un po' come in Alto Adige, non ha poi più lasciato la Svizzera e anzi ha avuto delle impennate anche abbastanza importanti. Vedete, l'anno peggiore in assoluto è sicuramente il 2007, dove abbiamo registrato in Svizzera, non sto parlando del Ticino, però nel nostro paese ci sono stati tantissime piante colpite da fuoco batterico e sono state estirpate più di 100 ettari di frutteti commerciali. È stato veramente un anno orribile, diciamo così, per quello che riguarda il fuoco batterico, e sono stati toccati 871 comuni in tutta la Svizzera, con più o meno 150.000 piante colpite da fuoco batterico. Dopodiché vedete che ha cominciato una discesa e poi il raggiungimento di una specie di plateau, ma è anche vero che dal 2013 si è cominciato a lavorare in maniera diversa per rapporto al fuoco batterico, molto probabilmente proprio perché così presente cominciava a perdere quello scopo di contenimento a tutti i costi, e infatti si è cominciato a introdurre il concetto di zona contaminata, per cui in queste zone, sempre in Svizzera interna, quindi al nord delle Alpi, in queste zone non venivano più fatti i controlli sistematici, quindi si è perso un po' il contatto con la reale contaminazione, per cui le cifre che vediamo dal 2013 in avanti sono cifre che sono date dai servizi fitosanitari di ogni cantone, ma a dipendenza di come venivano fatti, non erano più regolari, non erano più obbligatori, proprio perché in Svizzera tedesca e francese il fuoco batterico era talmente diffuso che avevano perso questa presenza costante sul territorio da parte dei servizi fitosanitari cantonali. Quindi dal 2019, lo sapete, lo avete detto, anzi dal primo gennaio del 2020, anche per voi
il foco batterico ha perso lo statuto di organismo di quarantena, ma è diventato organismo regolamentato non di quarantena. Questo vuol dire che non è più obbligatoria la lotta e le misure non si possono più far applicare obbligatoriamente. Per cui ecco perché dal 2020 in avanti il grafico si ferma, proprio perché non ha più senso, i rilevamenti non sono più regolari, per cui le cifre che potrebbero apparire su questo grafico non corrispondono più alla realtà. Quindi vedete qui la situazione della Svizzera fino al dicembre del 2019, finché sono stati rilevati più o meno, dal 2013 un po' meno, ma comunque fino al 2019 questi rilevamenti erano più o meno costanti. Vedete che la zona contaminata è ampiamente, prende una buona porzione della Svizzera interna, del nord delle Alpi, Ticino, il cantone tutto a sud, e ha una presenza minima di foco batterico. Le cartine le abbiamo dal 1989 al 2019, per ogni anno si vede proprio l'evoluzione del foco batterico, e adesso queste cartine non vengono più. Quindi passerei alla descrizione di questo cantone, del mio cantone, il Canton Ticino, che vedete dove si trova, magari non tutti lo sanno, anche se siamo vicini, ma non è mica detto che uno debba conoscere esattamente la geografia di tutti i propri vicini. Per cui il Ticino è questo cantone estremamente a sud della Svizzera, dove si parla italiano, tra le altre cose. E a differenza appunto di tutto il resto della Svizzera, il batterio Erbinia milovora non ha mai veramente rappresentato una grandissima minaccia per il nostro cantone. Forse va detto anche che il Ticino non ha una vocazione frutticola. Abbiamo dei frutteti, ma non sono enormi e non sono tantissimi, ha più una vocazione viticola, per cui forse questo è anche un buon motivo perché il foco batterico non sia mai veramente partito, a differenza del resto della Svizzera, che ci sono frutteti praticamente ovunque. Il Ticino, non ci sono stati moltissimi anni critici, dove veramente l'inoculo è stato particolarmente aggressivo. Abbiamo qualche esempio che adesso andremo a vedere, e forse un motivo, appunto, a parte quello che ho detto della presenza di piante ospiti un po' più contenuta, abbiamo anche un altro tipo di clima a sud delle Alpi, quindi è molto meno piovoso e più mite durante la stagione vegetativa, l'inizio della stagione vegetativa, quindi durante il periodo della fioritura. Soprattutto direi piove molto meno che in Svizzera interna, e la presenza, il fatto che il foco batterico sia presente, sì, ma con un inoculo poco aggressivo, ci fa essere molto attivi in maniera puntuale, quindi essere molto più efficaci che non nel resto della Svizzera, anche molto più semplice, diciamo così. Quindi diciamo che in Ticino arriviamo prima del 2018, il 2018 e dopo il 2018. È facile capire che nel 2018 abbiamo vissuto l'anno orribile del Ticino per quanto riguarda il foco batterico, proprio questo anno. Abbiamo avuto precedentemente un altro anno che ha avuto tantissimi casi di foco batterico, era nel 2003. Però riguardava soprattutto appunto questo cotoneastro, quindi una pianta ornamentale. Non era mai stato trovato un piante da frutto su piante da frutta. Ecco perché da quell'anno, dopo aver fatto moltissimi interventi di eradicazione di queste piante suscettibili, siamo passati ad una estirpazione preventiva dove era possibile. In seguito la malattia appunto
è stata presente, ma pochissimi casi all'anno. Ci sono stati anni dove non abbiamo avuto praticamente casi positivi. Tutto questo fino al 2014. Nel 2014, il primo anno che abbiamo trovato poco batterico proprio in un frutteto commerciale sperimentale, siamo intervenuti subito. Scusate, tolgo questo, te l'avevano detto. Siamo intervenuti subito, abbiamo eradicato completamente tutto il frutteto, abbiamo fatto poi dei monitoraggi continui nella zona di questo focolaio, e tra il 2015, quindi l'anno dopo, e il 2017 abbiamo scoperto poi ancora soltanto due casi in un comune limitrofo. Quindi, come detto, il Ticino nel 2018 è stato colpito pesantemente da foco batterico in una regione praticamente nel centro del cantone, e nella regione della capitale cantonale, quindi Bellinzona, che si trova più o meno a metà. E cosa abbiamo fatto? Dunque, abbiamo trovato più o meno un centinaio di piante ospite positive, quasi soprattutto fruttiferi, per cui per noi magari sembra poco, però per noi era una prima, e eravamo anche particolarmente quasi inesperti, proprio perché col fuoco batterico non avevamo grandissima esperienza. Proprio quello che abbiamo fatto, ci siamo anche resi conto che ci sono un sacco di piante da frutto, in particolare peri, ma anche meli, ormai inselvatichiti nel bosco, per cui abbiamo dovuto fare tutti dei monitoraggi anche a livello di bosco, e siamo intervenuti laddove c'erano tutti i focolai che abbiamo potuto recensire, li abbiamo tolti. Ecco, il fatto di poter avere anche dei sintomi durante, almeno in parte delle piante sintomatiche, anche in inverno, ci ha facilitato il lavoro, proprio perché la stagione, visto che abbiamo come tutti tante cose da fare, non potevamo dedicarci solo a quello, ma avendo potuto continuare anche durante l'inverno, siamo riusciti a togliere tutti i focolai che abbiamo recensito. Quello che abbiamo trovato particolarmente suscettibile nel nostro cantone è il melocotonio in primis, probabilmente per la sua fioritura tardiva, esattamente come il cotone aster, pero e melo, appunto tanti casi positivi sia in giardini privati che nel bosco, anche biancospini, tanti sorbi, qualche sorbo. E ecco, questa è la nostra esperienza. Quello che abbiamo fatto a partire dal 2018, l'estirpazione, sempre su chiamata, o su chiamata tempestivamente, oppure durante la stagione del riposo vegetativo anche nel bosco. E per favorire questa segnalazione, perché ci siamo anche accorti che fin tanto che c'è stato l'obbligo di estirpo in caso di analisi positive, chiaramente l'estirpo era sulle spalle del proprietario della pianta o delle piante, per cui erano diversi soldi che lui avrebbe dovuto mettere in gioco per estirpare correttamente la pianta. Quindi non soltanto doveva segnalare la pianta, ma sapeva che se fosse capitata positiva l'analisi, in più, oltre ad avercela segnalata, in più doveva anche pagare, per cui non tutti erano così propensi a chiamarci, chiaramente lo si capisce anche, e quindi abbiamo introdotto l'intervento, abbiamo messo a disposizione due giardinieri attivi appunto presso il nostro servizio, per favorire queste estirpazioni sistematiche e per favorire il fatto che la gente ci chiamasse in caso di ritrovamenti positivi. Ecco qui qualche esempio dei nostri giardinieri che sono stati attivi durante due anni consecutivi, hanno lavorato sodo, e adesso quello che ci si domanda, o ci siamo domandati noi in Canton Ticino,
dove la prevalenza del, o la presenza di questo batterio è sempre stata relativamente contenuta, è scoppiata a un certo punto e siamo riusciti a rimetterla, diciamo la pressione è tornata praticamente nulla. Abbiamo paura che se col passaggio di questo organismo come organismo regolamentato non di quarantena, quindi evitando la lotta obbligatoria e ponendo le persone o lasciando che le persone possano decidere come gli pare, anche magari di andare a compostare delle parti malate senza restrizioni, abbiamo paura che questo inoculo riparta. Per cui ci siamo domandati come fare, malgrado i servizi fitosanitari cantonali sono chiamati ad agire quasi esclusivamente per gli organismi di quarantena, come avremmo potuto fare a mantenere l'inoculo basso, malgrado questo passaggio, che appunto libera un po' questo foco batterico dall'obbligo di notifica e di lotta. E abbiamo deciso come cantone di diventare la cosiddetta zona a bassa prevalenza. Io non ne ho ancora sentito parlare da parte vostra, non so se avete anche voi la stessa opzione, ma le zone a bassa prevalenza sono quelle zone che hanno una presenza limitata dell'organismo, anche appunto regolamentato non di quarantena in questo caso, e in queste zone si può avere una certa presenza da parte del servizio fitosanitario e si può ancora mantenere un certo controllo su questa malattia. Adesso qui quello che noi facciamo e che ho visto che fate anche voi è fare il più possibile una informazione sia degli agricoltori ma anche delle persone, dei privati cittadini, quindi facciamo anche noi delle schede tecniche. Adesso provo a far partire una scheda tecnica che spero che vediate, non lo so, la vedete? Spero di sì. Vabbè, comunque queste sono una serie di, adesso non le facciamo vedere tutte, ma comunque su queste schede tecniche c'è proprio come agire sia se si è agricoltori, se è privati, cittadini. Aspettate che mi sa che adesso perché... Mi sa che ho interrotto la... Scusatemi. Mi vedi? Adesso riprendo, Aspettate, quasi finito. Ecco, ero qui. Ecco, per dirvi che appunto per noi l'informazione e la sensibilizzazione delle persone è estremamente importante, proprio perché sono loro a doverci quasi chiamare. Noi non facciamo più dei monitoraggi sistematici ma puntuali, per cui soprattutto nelle zone che riteniamo più sensibili e quindi contiamo molto appunto sulle chiamate di privati. Quindi nella nostra zona di bassa prevalenza di foco batterico, resta comunque vietato il compostare i casi sospetti, quindi dovrebbero segnalarceli e come detto restano le segnalazioni, restano fondamentali proprio per poter garantire interventi rapidi e efficaci di bonifica da parte del nostro servizio. Questi interventi, ripeto, sono gratuiti.
Quindi, malgrado questa forte pressione della malattia che abbiamo avuto nel 2018, nelle stagioni vegetative successive, quindi nel 2019, si è registrato ancora un solo caso di foco batterico. Allora, questa era la situazione nel 2018. Nel 2019 invece abbiamo registrato un solo, cioè abbiamo avuto la conferma in questo cantone, in questo comune, ed era proprio in un frutteto commerciale, di presenza di foco batterico. L'unico caso di foco batterico erano più o meno 70 piante che erano appena state piantate, tra l'altro, ma appunto erano state piantate a fine febbraio, ed è proprio questo il grandissimo errore che abbiamo fatto: avrebbero dovuto essere piantate in realtà in ottobre, proprio perché era già una zona con un inoculo forte, una presenza forte, e a maggior ragione dovevano essere piantate in autunno. L'anno scorso, malgrado diversi controlli effettuati, non abbiamo trovato assolutamente nessun caso. Ecco, quindi io sono quasi arrivata alla fine, e giusto una delle ultime cose che volevo dirvi è come prevediamo di intervenire. Cioè abbiamo due tipi di intervento: abbiamo le misure urgenti e le misure eradicanti. Le misure urgenti sono delle misure considerate temporanee, quindi dal momento che si trova un caso di foco batterico, soprattutto perché magari siamo in piena stagione, i proprietari non hanno tempo, se si tratta di un frutteto commerciale, di stare dietro e di fare un corretto estirpo, allora si consiglia una potatura di risanamento. Le misure di igiene citate anche da Micaela valgono, nel senso disinfezione degli attrezzi a ogni taglio, e l'eliminazione delle parti tagliate tramite fuoco vale anche da noi. E l'intervento può essere poi chiaramente affidato ai professionisti del settore, però devono sempre avvisarci. Ecco, le misure di igiene le ho dette. Lo scopo è proprio di diminuire il più possibile la presenza di inoculo anche in piena stagione, quando in realtà non si ha proprio sempre tempo di procedere con un'eradicazione definitiva. Nell'eradicazione definitiva invece, nel limite del possibile, deve essere eseguita immediatamente, ma abbiamo detto che non è sempre possibile, e in ogni caso deve essere fatta entro la partenza della prossima stagione vegetativa. Quello che facciamo ancora noi, malgrado sia un organismo che non è più di quarantena, monitoriamo sicuramente il territorio, rispondiamo a ogni segnalazione spontanea e cerchiamo di sensibilizzare sia gli addetti ai lavori che i privati. Quindi manteniamo una vigilanza che nel limite del possibile è massima, e poi facciamo consulenze, schede tecniche, fogli informativi. Facciamo anche delle analisi, possono essere delle analisi sul posto, allora in questo caso lo facciamo noi, oppure, come detto, lo spediamo al laboratorio nazionale. Diciamo che questo viene fatto, e anche questo viene assolutamente gratuito. Ecco. Sì, io avrei finito, vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Cristina per questa presentazione di una situazione molto vicina a noi. E siccome ci sono parecchie domande, adesso cercheremo di sintetizzarle e propongo di farle adesso, proprio perché alcuni dei relatori devono anche devono lasciare, quindi siamo andati un po' lunghi, e quindi prima mi scuso con i colleghi delle società se li faccio attendere ancora un attimo, e direi di porre alcune delle domande perlomeno che sono arrivate ai relatori. Intanto rispondo
alla domanda che è stata posta da un apicoltore della Val di Non, era indirizzata alla dottoressa Tessari. La dottoressa Tessari ha dovuto però lasciarci perché era impegnata in un'altra, in un altro meet, e quindi rispondo io. La domanda era: sono un apicoltore nomade con api posizionati nel periodo d'inverno in un comune dichiarato infetto in Valle d'Anaunia. Posso portarle fuori dal comune? Posso posizionarle in montagna? Posso movimentarle all'interno del comune? E se nello stesso comune vengono immesse arnie provenienti da fuori provincia per impollinazione, queste, terminata la fioritura, è possibile spostarle in altre zone? Ora posso anticipare, rispetto a quello che mi ha appunto lasciato la dottoressa Tessari prima di lasciarci, la Val di Non non rientra nella zona che sarà, dove sarà ristretto il movimento delle api, e quindi si tratta sostanzialmente di una zona normale, quindi può tranquillamente movimentare le api in quella zona. La domanda per Loretti: nella sua presentazione ha parlato di due fronti che minacciavano l'Italia, uno proveniente dal nord e uno proveniente dai Balcani sostanzialmente. Sono state fatte delle analisi per capire se sono ceppi uguali, e la domanda potrebbe essere completata anche da Valeria Gualandri, perché un altro dice: ma sono state completate le analisi relativamente alle collezioni di Ervinia, e quindi sono state evidenziate delle differenze? Quindi sono sostanzialmente, ci sono dei ceppi a diversa virulenza? Queste le due domande, insomma, sostanzialmente. Allora, per quanto riguarda il discorso della origine dei ceppi, l'Italia si è trovata minacciata da due fronti, effettivamente, e attraverso uno studio fatto poi negli anni 2000 mediante pulsed field gel elettroforesi, hanno visto che su un'ampia collezione di ceppi europei fu evidenziato che i ceppi individuati nel sud-est dell'Italia erano assimilabili a quelli egiziani, che poi si sono espansi nelle varie zone dei vari paesi balcanici. Quelli a nord-est appartenevano a un gruppo assimilabile ai ceppi francesi e belgi, e lì l'ipotesi era proprio che sia avvenuto attraverso importazioni di materiale infetto. E poi c'era un'ulteriore popolazione sempre a nord, assimilabile e che si trovava fra Austria e Italia. Ora, il discorso è assimilabile a ceppi inglesi. Per quanto è mia conoscenza, i ceppi europei sono piuttosto omogenei, notoriamente, anche rispetto a quelli americani. Questo come caratteristiche genetiche. La virulenza fra i ceppi può cambiare, tant'è che si utilizzano due test per verificare la virulenza dei ceppi. La maggior parte dei ceppi generalmente risponde positivamente a entrambi, ma chi lavora in laboratorio sa che è possibile individuare ceppi a differente virulenza. Per quanto riguarda i due fronti d'avanzamento, sono stati individuati ceppi comunque virulenti, cioè quei ceppi erano comunque virulenti, ciò non toglie e assimilabili a posizioni diverse, tenendo conto però che la popolazione di Ervinia minora è generalmente omogenea e possono essere individuati ceppi a virulenza differente. Io ho cercato di riassumere, ma sicuramente Valeria può aggiungere altro. Grazie, qualcosa da aggiungere, Valeria, per quanto riguarda... In realtà, ecco, l'analisi del gruppo di biologia computazionale del CRI sono ancora in corso, e i dati devono essere ancora estratti e del tutto elaborati. L'unica evidenza che mi hanno sottolineato appunto era il fatto che gli isolati da piante ornamentali erano perfettamente identici a quelli presenti su melo e pero, e pertanto attenzionare molto, un'attenzione molto importante da dare appunto alle piante ornamentali. Ecco, okay. Appena saranno pronti i dati, sicuramente troveremo l'opportunità per diffonderli e valorizzarli. Ok, grazie. Per Della Iti, una domanda che ci viene dal giornalista dell'Adige, Lucin.
Hai parlato di 600 casi a Caldonazzo, si tratta di 600 frutteti? Quante piante da frutto? Sono stati colpiti il 90% dei frutteti dell'Alta Val Sugana? A quanto ammontano le perdite dal punto di vista economico? Ma i casi, come abbiamo detto all'inizio, sono stimati. Noi per definire un caso ci bastava trovare una pianta colpita in un frutteto. E se nello stesso frutteto ci sono due varietà, venivano conteggiati come due casi. Poi devo dire, no, non è che sono stati, non abbiamo parlato del 90% di frutteti colpiti in Alta Val Sugana, abbiamo parlato di frutteti colpiti fino a un 90%, ci sono stati dei giovani impianti con anche il 90% delle piante colpite. Dal punto di vista delle stime, non è una nostra competenza, non abbiamo fatto una stima dei danni, possiamo solo dire che alcuni frutteti si limitavano a poche piante colpite, in qualche caso, seppur rari, si è dovuto procedere all'estirpazione dell'intero frutteto come impianto giovane e allora in quel caso la perdita economica è stata notevole, ma una stima economica dei danni non l'abbiamo fatta. Ecco, le domande erano poste da Giorgio Lacchino, ho trovato adesso il nome del quotidiano L'Adige. E una domanda per Micaela, probabilmente potrebbe essere ripresa anche più dopo per quanto riguarda l'intervento di Edith. Fra i prodotti a base di microrganismi, quali si possono usare in miscela con rame? Allora, la miscela con il rame si può fare con l'amilo X, per esempio, e anche col Serenate, però non con il Blossom Protect. Questo non si può fare in miscela con il rame. Ok, grazie. Penso possiamo fare l'ultima domanda. Potrebbe rispondere Popolo, anche se l'argomento è stato sfiorato anche da Loretti. Avete fatto riferimento a sostanze volatili promosse dall'infezione che hanno effetto sulla trazione, sulla repulsione dei pronubi. Quali potrebbero essere le prospettive per una loro applicazione pratica nella gestione e la diffusione dell'inoculo? Una domanda interessante, anche il tema di ricerca sarebbe interessante da sviluppare. Per il momento non ci sono lavori in corso che io sappia in questo ambito. Ovviamente prima di intraprenderle bisognerebbe vedere la fattibilità e quale sarebbe poi l'impatto sull'intera produzione. Insomma, capire quale poi sarebbe l'impatto sulle api e su che cosa si va a modificare. Diciamo che c'è ancora molto da fare, no? Sull'utilizzazione pratica di questo meccanismo. L'ultima domanda, direi, poi le altre si sovrappongono un po'. A Loretti, se ho capito bene, il batterio può essere presente anche in piante asintomatiche, corretto? E in questo caso, aggiungo io, che potrebbe essere un problema, nel senso che potrebbe essere presente e non rilevabile, almeno dal punto di vista sintomatico? Allora, assolutamente sì. Il batterio può essere presente in maniera sintomatica, può non essere rilevabile con test rapidi, cioè i test rapidi, quelli che ha accennato Valeria, basati su un sistema sierologico, generalmente non sono in grado di detectare la presenza di Erbinia milovara in materiale asintomatico, mentre è possibile invece individuare la presenza di Erbinia milovara in materiale asintomatico. Ovviamente si esegue una procedura che Valeria ha accennato, i protocolli della European Plant Protection Organization, cioè c'è bisogno di fare campioni multipli per aumentare la possibilità di detectare il patogeno, che in un tessuto asintomatico può essere presente in concentrazione minore rispetto a un tessuto sintomatico. Grazie. Direi di passare all'ultima sessione di questo intenso pomeriggio, dando la parola alle società che producono strumenti per il contenimento diretto del,
del patogeno. La prima società è Bion. Ecco, sì, appunto è la Syngenta, Daniele Panato, che presenta appunto il prodotto Bion, che abbiamo sentito, brachizzante, ma anche con un effetto sul colpo di fuoco. Prego, Daniele. Ciao a tutti, sono Daniele Panato, lavoro per Syngenta Italia e seguo la parte tecnica per le culture specialty, quindi frutta e vite. Prima di tutto volevo ringraziare gli organizzatori del webinar, quindi la Fondazione MAC, per la bella iniziativa messa in campo, e in secondo luogo volevo ringraziare tutti gli ascoltatori e i presenti alla giornata. Cosa vi presenterò oggi? Oggi vi presenterò Bion 50VG, quindi un prodotto registrato per il controllo del colpo di fuoco batterico. Il Bion 50VG è composto da acibenzolare S-metile al 50%, in formulazione VG, quindi i granuli idrodisperdibili, ed è registrato in Italia già dal 2001. In etichetta vedete molto ampia, sono riportate diverse culture, dalle culture orticole come il pomodoro, passando per il tabacco, per le drupacee, le pomace e l'actinidia. Se ci focalizziamo sulla cultura di interesse per la giornata, per il webinar, quindi il melo, vedete che il prodotto è registrato per il colpo di fuoco batterico, quindi l'Erwinia milovora, ad un dosaggio a ettaro che va da 150 a 200 grammi a ettaro, con un massimo di 6 applicazioni ad intervalli che vanno da 5 a 14 giorni. Prima di andare a vedere come agisce il Bion all'interno della pianta, volevo un attimo fare il focus sulle principali fasi del processo di induzione delle resistenze naturali che si sono presenti nella pianta. Quindi noi abbiamo che la pianta, quando subisce una infezione localizzata, in questo caso comincia a produrre e a diffondere all'interno della pianta in maniera sistemica dei segnali chimici. Questi segnali chimici fanno sì che all'interno della pianta si cominci a produrre ed accumulare acido salicilico, e non solo, ma soprattutto acido salicilico, il quale a sua volta poi si lega in maniera fissa con un recettore, quindi questo complesso della proteina, il quale ha appunto un recettore specifico per l'acido salicilico. Avvenuto questo legame, la pianta comincia ad essere indotta, quindi comincia appunto a o meglio inizia la resistenza sistemica acquisita, quindi inizia il processo di SAR, e a resistenza avvenuta abbiamo, o induzione avvenuta scusate, abbiamo che la pianta è completamente protetta. Cosa succede se noi applichiamo Bion? Allora, prima di tutto Bion deve essere applicato in maniera preventiva, quindi non deve avvenire l'infezione localizzata. Applicando Bion, l'acibenzolar S-metile penetra all'interno della pianta e in sostanza lavora come se fosse acido salicilico, quindi si lega al complesso della proteina tramite quel recettore specifico per l'acido salicilico, induce la pianta al fenomeno della SAR, quindi della resistenza indotta, e quando la resistenza è attivata la pianta risulta essere quindi protetta dai patogeni. Quando applichiamo Bion noi abbiamo che la SAR, quindi la resistenza sistemica acquisita, risulta essere indotta molto più velocemente rispetto al processo naturale, ma soprattutto in maniera molto più amplificata. Se guardiamo ora i risultati ottenuti con il Bion 50VG sulle pomace per la gestione dell'Erwinia milovora, vi farò vedere una sola prova viste le tempistiche appunto per la presentazione. La prova è stata condotta su Pero, sono stati effettuati 6 trattamenti, quindi 3 trattamenti a cavallo della fioritura, prefioritura, piena fioritura, postfioritura, più altri 3 trattamenti nel periodo di ingrossamento frutti. Le tesi presenti nella prova erano testimone non trattato, tesi numero 2 fosetil d'alluminio più rame idrossido, tesi numero 3 Bion a 200 grammi a ettaro nella fase della fioritura e rame idrossido per gestire appunto l'Erwinia nella fase estiva, e tesi numero 4, Bion a 200 grammi a ettaro per tutta la stagione, quindi sia nella fase della fioritura sia nella fase estiva.
i risultati che sono stati ottenuti nella prova. Si nota qui un notevole abbassamento del numero di rametti asportati all'interno della prova. Nel testimone avevamo 340 rametti asportati per singola tesi, per la tesi, scusate, testimone. Poi avevamo per la tesi Fosettil più rame, Bion più rame, in rame nell'epoca estiva avevamo 100 rametti asportati, ma quello che si nota notevolmente a livello anche di istogramma è che dove avevamo applicato Bion per tutta la stagione, quindi durante la fioritura e nella fase anche estiva, abbiamo un notevole abbassamento o diminuzione appunto di rametti asportati. L'altro dato interessante che è stato ottenuto in questa prova, ma non solo, anche nelle varie applicazioni di campo, visto che il prodotto è registrato, come dicevo, da diversi anni, è la diminuzione del numero di piante eliminate. In questa prova che vi mostro nel testimone sono state eliminate 6 piante in tutte e quattro le ripetizioni della prova. Per quanto riguarda la tesi Fosettil d'alluminio rame, sono state eliminate 5 piante. Vedete come Bion più rame sono state eliminate 2 piante, ma quello che salta all'occhio è che dove è stato applicato Bion per tutta la stagione non sono state eliminate piante, quindi 0 piante eliminate. Se ora guardiamo un attimo le proposte di strategia di applicazione o il posizionamento di applicazione di Bion proposte da Syngenta, vedete che Bion 50VG Syngenta lo propone nella fase più critica sicuramente per la gestione dell'Erwinia su melo, che è appunto nella fase della fioritura, quindi 2-3 trattamenti, dipende molto dalla pressione del patogeno, del batterio, quindi va da trattamento in prefioritura, piena fioritura e post fioritura ad intervalli che vanno da 5 a 7 giorni, per poi continuare, se c'è bisogno, se abbiamo appunto condizioni predisponenti per il batterio, ma nello stesso tempo abbiamo anche un inoculo importante in campo, altri 2-3 trattamenti nella fase di ingrossamento frutto, che però con degli intervalli che vanno da 7 a 12 giorni. Concludendo, questa è l'ultima slide, vi ricordo che, e focalizzandoci un attimo su Bion 50VG, quello che volevo ricordarmi è la modalità di azione, quindi vi ricordo che il prodotto non è un fungicida, non è un battericida, ma è un attivatore delle resistenze interne della pianta, quindi agisce amplificando quel processo naturale di SAR, quindi dell'induzione della resistenza sistemica acquisita. Il timing di sicuro deve essere un'applicazione, devono essere applicazioni preventive, soprattutto le prime, non deve esserci una infezione localizzata in atto. E il timing deve essere preventivo perché per attivare le resistenze della pianta il processo ha bisogno di almeno 3-4 giorni, quindi di per sé bisogna avere appunto un timing preventivo. Perché? Perché vi ricordo, il Bion non è un prodotto curativo, ma è un prodotto che previene gli attacchi dei patogeni. In questo caso, per questo webinar, previene sicuramente gli attacchi da Erwinia milovora, quindi da colpo di fuoco batterico delle pomace. Io con questo ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stato chiaro e se ci sono domande io sono a disposizione. Grazie e buona continuazione. Grazie Daniele, passiamo alla seconda presentazione che sarà a cura di Orietta Vidali della società Bayer. Buonasera, sono Orietta Vidali, mi occupo di sviluppo prodotti nell'ambito del marketing di Bayer Crop Science e vi presenterò il ruolo di Serena De Aso nella lotta ad Erwinia amilovora. Serena De Aso è un prodotto biologico di Bayer Crop Science a base di Bacillus subtilis, ceppo QST 713, registrato su diverse colture per il controllo di patologie di origine fungina e batterica.
Per quanto riguarda la coltura del melo, Serenade ASO rappresenta sicuramente un valido strumento nella lotta al colpo di fuoco batterico Erbinia amylovora. All'interno del formulato sono presenti spore vive del batterio e composti antifungini ed antibatterici. Questi ultimi sono specifici e caratteristici del ceppo e sono frutto della naturale fermentazione del batterio che avviene direttamente all'interno dei biofermentatori presenti nello stabilimento produttivo di Bayer Crop Science. Il tutto in una formulazione liquida certificata che non imbratta la superficie trattata. Perché il ceppo specifico e caratteristico di Serenade ASO QST713 può diventare un importante riferimento nella difesa? Perché, come si vede in questa tabella, è il ceppo che si contraddistingue per la presenza di un elevato numero di componenti attive a diversi livelli della difesa. I pallini rossi, nello specifico, identificano la presenza nel ceppo di specifiche sostanze naturali con differenti attività. E come si nota, il ceppo QST713 di Serenade ASO è quello più completo. L'azione battericida specifica del ceppo QST713 di Bacillus subtilis è esplicata in particolare da tre classi di metaboliti antibiotici. Bacillisin, che blocca la formazione della parete batterica, difficidin e macrolattina, che inibiscono la produzione delle proteine batteriche. Ma vediamo di comprendere l'azione di Bacillus subtilis, ceppo QST713, nei confronti di Erbinia amylovora a livello dei fiori. Lo capiamo in maniera molto chiara dai risultati di questa sperimentazione condotta in collaborazione con l'Università di Bologna. I risultati di questa prima slide dimostrano innanzitutto che le spore di Bacillus subtilis, germinando, possono colonizzare e sopravvivere all'interno dei fiori, contrastando l'agente patogeno, nel caso specifico Erbinia amylovora, già attraverso una competizione spaziale dei siti di inoculo e di attacco dello stesso. Nel grafico l'ordinata esprime infatti la media logaritmica delle unità formanti colonie di Bacillus subtilis per fiore in costante aumento nelle prime 24 ore per poi stabilizzarsi nelle successive 96 ore in entrambi gli esperimenti. In questa seconda slide l'oggetto è Erbinia amylovora, che nel caso del testimone non trattato, linea rossa, manifesta una rapida crescita nelle prime 24 ore per poi stabilizzarsi nelle ore successive. In seguito all'applicazione di Bacillus subtilis si assiste ad un evidente contenimento della moltiplicazione di Erbinia amylovora, linea verde, grazie all'azione dei composti antibatterici specifici del ceppo QST713. A questa azione battericida diretta si associa inoltre l'attivazione di meccanismi di difesa interni della pianta in grado di favorire anche una lotta indiretta all'agente patogeno attraverso la via dell'acido salicilico e dell'acido iasmonico. Per il controllo del colpo di fuoco batterico del melo, Erbinia amylovora, gli interventi con Serenade ASO vanno effettuati in chiave preventiva a partire dallo stadio di inizio fioritura, alla dose di etichetta che va da 4 a 8 litri a ettaro per un massimo di 6 trattamenti all'anno con un intervallo minimo tra le applicazioni di almeno 3 giorni. Già nel 2014, prove sperimentali condotte presso il Centro di Sperimentazione Limburg sul colpo di fuoco batterico ed eseguite imitando il decorso di infezione naturale in laboratorio,
hanno dimostrato un buon grado di efficacia di Serenade ASO a 4 e 8 litri a ettaro nei confronti del patogeno e che in media si attestava su valori del 68% per il dosaggio di 8 litri a ettaro e 61% per il dosaggio di 4 litri a ettaro. Nella formulazione di Serenade ASO sono presenti composti antibatterici ed antifungini attivi nei confronti dei patogeni delle colture, i quali inoltre non interferiscono in termini di miscibilità e di efficacia con altri formulati che possono essere eventualmente impiegati nella difesa, compresi prodotti a base di rame e di zolfo. Ne sono prova i risultati di questa attività svolta nel 2020 in Emilia-Romagna su varietà di mele biologiche sensibili al colpo di fuoco batterico. Nella prova la strategia ha previsto 6 interventi con la miscela di Serenade ASO e Cupravit Bio Advance, rame solfato tribasico, a distanza media di 13-15 giorni e da partire dalla fase prefiorale. Come si vede dal grafico, in tutte e tre le serie di rilievi, la linea di difesa biologica Bayer ha dimostrato un'efficacia totale nel contenimento dell'attacco del colpo di fuoco batterico, confermando l'ottimale miscibilità dei due formulati e mettendo in luce la sinergia d'azione dei due prodotti. In conclusione, quali sono i vantaggi che caratterizzano Serenade ASO? Serenade ASO è autorizzato in agricoltura biologica. Lo specifico ceppo QST713 è caratterizzato da un elevato numero di componenti attive nella difesa. Il formulato è inodore e non sporca la vegetazione. Se applicato sui fiori, questi rimangono perfettamente attrattivi per gli impollinatori. L'etichetta non prevede nessun limite di residuo o tempo di carenza in linea con le richieste della filiera. I composti attivi antibatterici ed antifungini sono già presenti all'interno del formulato. E questo aspetto rende Serenade ASO perfettamente miscibile e compatibile con tutti i formulati impiegati nella difesa, compresi prodotti a base di rame e di zolfo. Vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera. Beh, passiamo alla terza società, la CBC Biogard, ci parlerà del loro prodotto Edith Ladurner. Ciao a tutti, io mi chiamo Edith Ladurner e oggi vi voglio dare qualche approfondimento sull'impiego corretto di Amylo X per il contenimento del colpo di fuoco batterico sulle pomacee. Amylo X è autorizzato all'impiego sin dal 2012 per il contenimento di diversi patogeni, tra cui anche il colpo di fuoco batterico sulle pomacee. La sostanza attiva contenuta nel prodotto è un bacillus, si chiama Bacillus Amylo Liquefacens ceppo D747 ed è un fungicida e battericida ad ampio spettro d'azione. Quello che è contenuto nel prodotto è la spora, che è la forma metabolicamente quiescente, mentre quello che è responsabile dell'attività contro i patogeni è la cellula vegetativa. La spora messa a contatto con l'acqua germina e la cellula poi si accresce e si moltiplica originando nuove cellule vegetative. Il modo di azione di Amylo X è complesso, consiste nella competizione per le fonti nutritive e lo spazio, il rilascio all'esterno di sostanze chiamate lipopeptidi che sono in grado di inibire sia la germinazione che la crescita dei patogeni. In più ci possono essere anche dei fenomeni di induzione di resistenza nelle piante trattate verso i patogeni. Non voglio entrare nel dettaglio del modo d'azione, ma quello che è importante ricordarsi ed è, si trova anche pubblicato in letteratura, che i diversi ceppi di Bacillus amylo liquefacens
possono, hanno la capacità di modulare la quantità e la qualità dei lipopeptidi che possono produrre in funzione del patogeno presente. Quindi i ceppi diversi differiscono tra di loro sia nella capacità di produrre le sostanze attive contro i patogeni, ma differiscono tra di loro anche nella capacità di sopravvivenza di insediamento sulle parti vegetali trattate. Quando parliamo di applicazione contro il colpo di fuoco batterico, la finestra più importante è sicuramente la fioritura. Anche quando non abbiamo le infezioni sui fiori, si può comunque verificare la moltiplicazione asintomatica del patogeno nei fiori. Questo poi porta a un incremento dell'inoculo presente in campo e un successivo maggiore rischio di infezione su getti e su frutti non ancora maturi. AmiloX può ovviamente essere utilizzata anche nelle fasi successive nel caso ci fossero le condizioni predisponenti di infezione, sempre per proteggere i getti e i frutti non ancora maturi. Quello che AmiloX non può fare è risanare piante già infette. Il microorganismo non è sistemico, quindi non può intervenire contro in quei processi che avvengono all'interno della pianta. La capacità di inibizione della moltiplicazione del patogeno nei fiori è stata dimostrata molto bene da questa prova eseguita dall'Università di Bologna su fiori di pero. Sono stati presi dei fiori di pero e sono stati trattati con AmiloX, la linea in verde, oppure non trattati, o meglio solo trattati con acqua, la linea in nero. Questi fiori 24 ore dopo il trattamento sono stati inoculati con erbigna a una concentrazione di 2 milioni di batteri per fiore e poi si è guardato la moltiplicazione del patogeno nel fiore. A termine prova, dopo solo 3 giorni, nel testimone la carica batterica ha raggiunto i 200 milioni di batteri per fiore, mentre nei fiori trattati con AmiloX la carica batterica è rimasta molto bassa, 3 milioni di batteri per fiore. Quindi questa prova ci ha dimostrato che AmiloX effettivamente inibisce la moltiplicazione di erbigna nei fiori e in laboratorio riesce a raggiungere dei valori di efficacia che sono oltre il 98%. Questi fatti sono poi stati verificati anche in prove di campo. Qui vedete il riassunto di 3 prove, una eseguita su melo e 2 su pero, dove gli interventi con AmiloX a 1,5 kg ad ettaro sono stati fatti durante la fioritura. Un primo intervento è stato fatto a 10% di fiori aperti e un secondo intervento in piena fioritura. Poi non sono stati più eseguiti interventi e vedete che comunque più di quasi, diciamo, 2 mesi dopo, la percentuale di getti colpiti nelle tesi trattate con AmiloX in verde era significativamente più bassa rispetto al testimone non trattato in nero e con valori di efficacia comparabili a quelli dell'intervento con il prodotto di riferimento, che in questo caso è stato applicato 3 volte come da indicazioni riportate in etichetta. Quindi gli interventi con AmiloX in fioritura effettivamente consentono di abbassare l'inoculo di erbigna presente in campo, portando così a una successiva riduzione delle nuove infezioni sui getti, con valori di efficacia che variano dal 57% al 95%. Un altro momento molto importante, come già indicato, sono le fasi successive, come per esempio il periodo delle fioriture secondarie o comunque il mese di maggio, dove le condizioni spesso sono predisponenti all'infezione da parte di erbigna. Qui in questa prova sono stati eseguiti 7 interventi con AmiloX a 1 solo kg ad ettaro, di cui 3 sono stati eseguiti in fioritura.
quindi fine marzo, inizio aprile, e altri 4 durante il periodo delle fioriture secondarie. Ci troviamo su Pero, quindi durante il mese di maggio. E vedete come Amyloid di nuovo ha portato una riduzione significativa dei getti colpiti da erbigna, con valori di efficacia che sono prossimi all'80%, e comunque maggiori rispetto allo standard Rameco, che è stato applicato anche lui per 7 volte, con dosaggi come da indicazioni riportate in etichetta. Quindi, se dobbiamo parlare di consigli per l'impiego, i momenti importanti sono la fioritura: primo intervento va fatto a 10% di fiori aperti, il secondo in piena fioritura, ed eventualmente posso eseguire un terzo intervento in caso di fioritura prolungata. In impianti con conclamata presenza di erbigna, questi interventi di fioritura dovrebbero essere eseguiti in ogni caso, a prescindere dalla presenza di condizioni predisponenti all'infezione. Dopo la fioritura è importante intervenire soprattutto in caso di cospicue fioriture secondarie oppure nei periodi di forte accrescimento vegetativo, se ovviamente si verificano le condizioni predisponenti all'infezione, e questi trattamenti andrebbero fatti preferibilmente 2-3 giorni prima dell'evento atmosferico avverso oppure del giorno di infezione previsto dal modello. Ricordiamoci che i modelli provvisionali in molte regioni sono disponibili e sono importantissimi per indirizzare al meglio i miei interventi contro questo pericoloso patogeno. Posso anche intervenire immediatamente dopo, magari anche in miscela con un prodotto rameico, che sappiamo essere gli strumenti molto utili per il controllo di diverse batteriosi. Grande vantaggio di AmyloX è sicuramente la sua flessibilità di impiego: è miscibile in botte con numerosi fitofarmaci, non causa fitotossicità, non ha limite massimo residuo, non ha tempo di carenza e non è classificato, quindi anche sicuro per l'operatore e l'ambiente. Da non dimenticare, prevenire è meglio che curare. AmyloX può proteggere dall'infezione le piante sane, ma non può curare le piante già infette dal colpo di fuoco batterico. Al momento attuale, sfortunatamente, non esistono ancora dei mezzi curativi e nessuno dei mezzi disponibili, comprese le buone pratiche agricole, come la potatura dei getti infetti, è in grado di portare da solo a un controllo completo di questo pericoloso patogeno. Un corretto utilizzo di tutti i mezzi disponibili e una loro accurata integrazione all'interno di una strategia è perciò fondamentale. Per ulteriori informazioni su AmyloX potete visitare il nostro sito oppure contattare direttamente me o il mio collega Giacomo Agosti. E vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie anche da parte nostra a CBC Biogard per questo intervento. Passiamo all'ultimo intervento, all'intervento di Roberto Del Fabbro di Manica. Buonasera, sono Orlando Del Fabbro e sono responsabile tecnico per Manica. Oggi vi parlerò di Blossom Protect New, che è appunto un nuovo prodotto innovativo per la lotta al colpo di fuoco batterico. Ecco, Blossom Protect New è un fungicida battericida microbiologico per il controllo del colpo di fuoco e le malattie da frigoconservazione delle pomace. E il principio attivo di Blossom Protect è l'Aureobasidium pullulans, un fungo antagonista, e in questo prodotto sono presenti 2 ceppi, quindi è come se fosse un prodotto con 2 principi attivi, perché vi ricordo appunto che i ceppi fungini o batterici sono molto diversi l'uno dall'altro. E questi 2 ceppi sono stati isolati in Germania appunto proprio perché molto attivi nei confronti di Erbinia milovora, Glosporium e altri funghi. Questi 2 ceppi hanno un intervallo termico di sviluppo che va dai 18 ai 28 gradi e sono stati appunto selezionati per una spiccata attitudine a resistere in condizioni di stress idrico e alle alte temperature. Il meccanismo d'azione è molto semplice, nel senso che Aureobasidium ha 2 meccanismi d'azione, compete per il nutrimento e lo spazio. In questo modo crea uno scudo naturale che ostacola l'ingresso
in questo caso vedete nelle fotografie del Gliosporium, ma poi vedremo anche dell'Erbinia milovora nei nettari dei fiori. Il prodotto è formulato in microgranuli idrodispersibili e contiene 2,5 x 10 alle 11 FU del ceppo 14940 e 2,5 x 10 alle 11 del secondo ceppo. Essendo un prodotto vivo, ha una shelf life, la quale è stata molto migliorata nel Blossom Protect New e va da 18 mesi a temperatura ambiente, quindi minore o uguale a 20 gradi, a fino a 30 mesi se conservato in frigo. Chiaramente dopo questo periodo non è che il prodotto non è più utilizzabile o non ci sono più le CFU. Chiaramente quelle CFU, quelle unità formate di colonia, non sono più quelle garantite in etichetta. I campi di impiego, come dicevo prima, sono due. In questo caso andremo a esplorare il campo di impiego del colpo di fuoco batterico, ma anche un ottimo impiego per le malattie da frigoconservazione, quindi tutte quelle malattie che si vanno trattate in pre-raccolta come Gliosporium. È molto semplice da utilizzare, va sciolto in acqua, chiaramente vanno usate tutte quelle norme di buona pratica agricola, come pulire il serbatoio prima dell'uso, la sospensione deve essere mantenuta in agitazione e va utilizzata questa sospensione entro 8 ore. Non va disciolto 8 ore prima, va disciolto e irrorato subito. Ecco, l'applicazione per il colpo di fuoco è molto particolare, poiché in etichetta appunto abbiamo 5 trattamenti al massimo in via preventiva durante le fioriture. Fioriture proprio perché a volte nel pero sono più di una. Per le forme di allevamento in volume, quali sono le nostre in Italia, il dosaggio per il colpo di fuoco è 750 grammi ettaro per metro di parete fogliare. Questo vuol dire che noi abbiamo un dosaggio medio di 1,5 kg ettaro per metro di parete fogliare. Chiaro che parete fogliare si può arrivare anche a 3 metri, però la parete dei frutti e dei fiori di solito è circa 2 metri. E oltre a questo dosaggio di Blossom Protect New vanno aggiunti per ettaro 6 kg di Buffer Protect, un acidificante naturale. Il tempo di carenza è 0. Come si impiega? Essendo, come avete visto prima, un meccanismo d'azione molto, cioè di copertura, e di competizione per lo spazio e nutrienti, bisognerebbe coprire ogni singolo fiore, perché è dal fiore che entrano appunto le infezioni di colpo di fuoco. L'etichetta noi consigliamo di fare almeno 2-3 trattamenti, trattare appunto secondo lo stadio fenologico da 10, 40, 70, 90% dei fiori aperti, a seconda anche del modello previsionale. Se appunto il Mary Blight o il Cougar Blight dicono che è previsto un'infezione il giorno X, noi dobbiamo trattare il giorno prima. L'intervallo minimo tra i trattamenti è un giorno. Come si prepara la miscela? Bisogna riempire i 2/3 della botte con acqua, introdurre prima l'acidificante, quindi Buffer Protect NT, continuando ad agitare la miscela, e poi 1,5 kg di Blossom Protect New. Portare a riempimento la botte e trattare con circa 1000 litri di soluzione. Circa. Si può anche concentrare la soluzione mantenendo comunque i dosaggi ettaro. L'importante appunto è unire questi due prodotti per il colpo di fuoco. Poi vedremo il motivo perché bisogna acidificare la soluzione. Ecco, l'importanza del Buffer Protect NT è un acidificante a base di acido citrico, però voi non potete utilizzare un acido citrico comune. Questo perché il Buffer Protect NT ha varie funzioni. Il primo è quello di regolare il pH nell'intervallo desiderato, indipendentemente dalla durezza dell'acqua. Quindi se io ho un'acqua di partenza di 5, 6, 7 o 9, noi porteremo con questo buffer il pH a un pH di 3,5. Inoltre previene l'aggregazione delle cellule di Aurobasidium pullulans nella sospensione acida. Se noi mettiamo un acido citrico comune c'è questo rischio appunto di poter aggregare queste cellule. Inoltre possiamo ottenere una capacità tampone specifica che vieta una rapida neutralizzazione della sospensione sui fiori. Se noi utilizziamo un acido citrico comune, quando andiamo a irrorare sul fiore la soluzione, può essere che questo pH venga neutralizzato dal fiore. Inoltre possiamo, vedremo dopo, anche ridurre l'attività dell'Erbinia milovora. È sconsigliato aggiungere Blossom Protect New un acido citrico comune, pertanto, quindi va aggiunto Buffer Protect NT. La miscibilità di questa soluzione, di questa sospensione,
è possibile per con zolfi bagnabili, fosfiti, fosfonati, fosetilalluminio, SDHI, anilino piromidine e alcuni IBE come penconazolo e tebuconazolo. Qualora questi tag mix non siano possibili, ovvero con polisolfuro o prodotti multisito, dobbiamo aspettare almeno 6 ore prima o dopo l'applicazione di Blossom Protect o almeno 2 giorni per i multisito come captano e ditianol. Qui c'è una, come posso dire, un esempio di lotta alla ticchiolatura e colpo di fuoco. Oggi applichiamo un fungicida, domani applichiamo Blossom Protect più Buffer Protect, il giorno dopo bisogna applicare il polisolfuro perché bisogna aspettare almeno 6 ore e visto che bisogna aspettare 6 ore, noi il giorno dopo possiamo andare ad applicare ancora Blossom Protect più Buffer Protect. Comunque per qualsiasi domanda io sono a disposizione e c'è appunto una lista di compatibilità che si può scaricare dal nostro sito. Ecco, l'ammissibilità con il rame. L'ammissibilità con il rame, appunto, essendo la soluzione molto acida, 3,5, questa non può essere miscelata con rame, poiché proprio questo pH libera ioni rame rendendoli molto aggressivi. E quindi si suggerisce di aspettare dai 3 ai 7 giorni dopo l'applicazione di prodotti rameici. Quindi io oggi applico un prodotto a base di rame e devo aspettare dai 3 ai 7 giorni, anche a seconda del dilavamento, per applicare Blossom Protect. Diverso è se invece io oggi applico Blossom Protect, dopo 2-3 giorni posso applicare il rame invece. Perché appunto è utile unire Blossom Protect e Buffer Protect? Questo perché appunto sappiamo che l'Aureobasidium pullulans compete per lo spazio ai nutrienti. La riduzione invece del pH crea un ambiente sfavorevole ai batteri e quindi per questo si aggiunge Buffer Protect NT. Vedete qua a destra, e noi appunto il pH, questo appunto arancione, viene ridotto e questi dischetti sono appunto la colonizzazione di Aureobasidium pullulans. In questo caso appunto l'Erbinia milovara non può entrare dai nettari e infettare il fiore. Sono state fatte numerose prove di efficacia dal 2003, anno di prima registrazione in Europa, fino a pochi anni fa, e il Blossom Protect, il Buffer Protect, è stato testato in molte aree, la maggioranza in Germania, sul lago di Costanza, e ha avuto un'efficacia media complessiva del 78% circa. Sono stati usati prodotti di riferimento molti altri prodotti, ma la streptomicina era un po' il prodotto di riferimento, la quale, essendo un antibiotico in Italia, è vietata e si può appunto incorrere in sanzioni penali. E, appunto, dal 2010 è stato testato in 3 prove con un'efficacia media con altri prodotti come LMA, Micosin, varie specie di Bacillus SPP che però hanno mostrato un basso livello di efficacia rispetto a Blossom Protect più Buffer Protect. Quindi concludendo, Blossom Protect New ha un'efficacia paragonabile ad antibiotici, è utilizzabile sulle fioriture secondarie e primarie come ad esempio sul pero, è innocuo per gli insetti pronubi, non sporca il frutto, si può utilizzare tra uno stacco e l'altro e non ha nessun LMR. Per qualsiasi informazione io sono a disposizione tramite mail o numero di telefono. Grazie. Bene, e con questo abbiamo anche concluso questa sessione dedicata alle società che producono mezzi tecnici per il controllo della malattia e con questo anche questo intenso pomeriggio che ci ha in cui siamo stati insieme per ben 3 ore e mezzo a questo punto, no? E quindi sarà difficile, insomma, sintetizzare un po' tutte le informazioni che sono state date dai numerosi relatori che sono intervenuti. 2 parole, mi sembra di poter dire che ci sono su questo argomento delle luci e delle ombre per i nostri frutticoltori. L'ombra intanto è che non può... La malattia, una volta che è arrivata, non la si eradica, rimane ed è necessario convivere. E quindi avremo un problema in più, insomma, da gestire in campagna. Gli aspetti positivi è che la malattia ormai si conosce da tanto tempo, anche delle realtà simili alla nostra hanno già cominciato a convivere e ci hanno trasmesso tante informazioni utili per poter consigliare
ai frutticoltori la maniera migliore per poter intervenire. Quindi abbiamo informazioni che riguardano, diciamo, la gestione agronomica, la gestione del territorio, e abbiamo, come abbiamo visto in queste ultime relazioni, anche dei mezzi tecnici che possono essere utilizzati per un controllo diretto del patogeno. Purtroppo c'è un'ombra anche in questo aspetto qua, mi sembra che il numero di trattamenti che sono richiesti è particolarmente elevato, anche se si tratta, per la verità, di prodotti a un basso profilo tossicologico, in molti casi sono dei microorganismi. Numero di trattamenti che ovviamente però pesa sul bilancio dell'azienda, e quindi l'aspetto invece che ci fa sperare bene è il fatto che esiste un modello fenologico che ci permette di razionalizzare gli interventi. Quindi sarà nostra cura, come hanno detto i colleghi quest'anno, di metterlo in pratica e di poter basarci anche su questo tipo di informazione per poter meglio indirizzare i frutticoltori a fare dei trattamenti a tempo dovuto, risparmiando interventi laddove è possibile, proprio per non gravare sul bilancio dell'azienda. Detto questo, non mi resta che ringraziare i relatori, in particolar modo chi ci ha accolto il nostro invito a far parte di questo pomeriggio, portando la loro esperienza da Roma, da Bolzano, dal Canton Ticino. Ringrazio anche le ditte, le società che hanno presentato i loro prodotti, perché è sicuramente importante dare informazioni dettagliate su quelli che sono gli strumenti a disposizione. Credo che, come hanno detto più volte i colleghi, sono comunque a disposizione per dare delle ulteriori informazioni. E infine ringrazio tutti i partecipanti a questo webinar. A un certo punto erano più di 120, insomma, quindi credo che abbiamo colto la necessità, insomma, di dare informazioni. Io spero che siamo stati in grado di soddisfare le loro aspettative, ponendoli, diciamo, in grado di affrontare al meglio la prossima campagna del colpo di fuoco, insomma, comunque di difesa da queste avversità. Io ringrazio ulteriormente, vi auguro una buona serata e vi do la benvenuta, rivederci a un altro momento di informazione, con magari direttamente in campo, vedendoci faccia su faccia. Grazie e buona serata.